Buonasera a tutti, grazie per essere venuti innanzitutto qui questa sera. Mi chiamo Carmelo Papalino, da circa un anno collaboro con l'Associazione Culturale Giordano Bruno, che è un'organizzazione senza scopo di lucro, costituita nelle Marche e oggi è diffusa in tutto il territorio nazionale. Essa nasce con lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio e la successiva divulgazione delle realtà sociali e spirituali dell'uomo e la ricerca e lo studio dell'universo abitato nelle civiltà extraterrestri. L'ideatore e fondatore di questa associazione è Giorgio Bongiovanni, che oggi avremo l'onore di avere ospite con noi. Ora abbiamo l'occasione per la prima volta a Martina Franca, oltre che a Giorgio Bongiovanni, anche il ricercatore storico di eventi mariani, il signor Flavio Ciucani, e ricercatore documentarista delle civiltà extraterrestri. Il tema di questa sera era la profezia di Fatima che si compie. Sembrerebbe un discorso, trito e ritrito. È stata festeggiata il 15 di maggio a Fatima, è andato il Papa, il 13 di maggio è andato a Fatima. Televisioni ne hanno parlato, abbiamo visto le immagini, abbiamo sentito quello che ha detto, ben poco veramente, però diciamo di Fatima se ne è parlato negli ultimi tempi, perché il messaggio di Fatima non usciva dal Vaticano, finché alla fine è stato detto qualcosa che noi riteniamo che non sia tutto quello che è stato detto. C'è da dire che il 13 di ottobre del 1917 sia stato il momento clou di Fatima. Perché? Perché il 13 di ottobre, nonostante una pioggia fitta che durava fin dalla notte, nella cova di Hira si sono assiepati circa 70.000 persone. Perché? Perché la Madonna aveva promesso che in quel giorno avrebbe dato un segno che lei appariva veramente. E tutti aspettavano questo segno. E verso mezzogiorno qualcuno ha gridato: guardate il sole, guardate il cielo. Il sole, come voi tutti sapete, c'è stata questa grande miracolo, il sole che danzava. Non solo danzava, ma addirittura in pochissimi minuti si è asciugato tutto, i vestiti, la terra. E i giornali dell'epoca, in quell'epoca in Portogallo c'era un governo ateo, radicale ateo, e quindi i giornali erano quasi tutti atei, hanno dovuto parlare di questo evento, perché era stato così eclatante che non se ne poteva parlare. Anzi, qualche giornalista poi si è anche convertito e ha aiutato la causa, diciamo, di Fatima, eccetera eccetera. Quindi io, da modesto ricercatore, da cittadino, da credente, pensavo che la cosa fosse importante. Quindi sono andato a cercare se c'erano delle manifestazioni il 13 ottobre del 2017. Non ho trovato nessuna manifestazione. Mi sono permesso di fare una decina di telefonate in Vaticano. Ho telefonato alla Segreteria di Stato, ho telefonato all'Istituto per il Culto, ho telefonato, insomma, ho fatto un po' di telefonate. Nessuno sapeva niente e nessuno aveva organizzato niente. Al che una gentile, penso che era una monaca, perché da come parlava, mi ha detto: perché non provi a telefonare alla Radio Vaticana, se la Radio Vaticana abbia qualcosa in balinsesto. La Radio Vaticana dice: noi non abbiamo niente, telefona alla Radio Vaticana Italia. E io non sapevo cosa fosse Radio Vaticana Italia, pensavo che Radio Vaticana Italia fosse Radio Vaticana che parlava italiano, perché voi sapete che Radio Vaticana trasmette in tutto il mondo e in tutte le lingue. Invece no, Radio Vaticana Italia è una radio sulla piattaforma della RAI, pagata dalla RAI, quindi da noi, pagata dalla RAI, però gestita dal Vaticano.
E ho telefonato lì, ma lì neanche presto, non c'era niente di questo. E sinceramente ci sono rimasto male, perché forse dico sopravvaluto io quello che è successo, ma effettivamente era successo una cosa grande, una cosa importante. Forse si erano stancati di parlare dei fatti, ma anche noi cittadini, noi comuni, noi credenti o non credenti, quando parliamo di Fatima, quando parliamo dei segreti di Fatima, tutto sommato abbiamo paura, no? Ci prende una paura. Quando già parliamo di segreto, ci fa pensare a qualcosa di apocalittico, segreto, qualcosa che deve succedere, che è brutto, che ci mette ansia. Ma se noi andiamo effettivamente a vedere cosa significa apocalisse, apocalittico, perché apocalittico viene da Apocalisse, l'Apocalisse è il libro che ha scritto Giovanni l'Evangelista, no? Apocalisse in greco significa rivelazione. Infatti comincia Apocalipsis Gesù Cristo, che significa la rivelazione di Gesù Cristo. Cioè Gesù Cristo parla, non parla lui direttamente, parla un angelo e rivela a Giovanni quello che succederà in futuro. E dice addirittura, nell'Apocalisse dice, saranno beati coloro che ascoltano questa profezia. Quindi già il messaggio è una profezia, cioè parla del futuro, parla di qualcosa che avverrà nel futuro. E saranno beati coloro che ascolteranno questa profezia. Intanto il fatto che sono beati, che significa? Significa che tutto sommato non è una cosa brutta. Sono beati significa che chi ascolta ciò che avverrà, anzi vengono avvertiti. Se mi dice, guarda, non andare a Taranto a fare la conferenza, cioè perché succederà un cataclisma, scoppia una cosa, e col cavolo che vengo a Taranto. Cioè prendo le precauzioni affinché se c'è qualcosa che mi coinvolge o qualcosa che io procuro come coinvolgimento o che succederà indipendentemente da me o da altri, io cerco di antiporre delle azioni che non causino qualche brutta cosa o che io non vengo coinvolto in qualche cosa. Quindi non è una brutta il fatto che uno ti rivela il futuro, anche se il futuro potrebbe essere brutto, però io posso prendere le precauzioni e quindi non è brutto di per sé, anzi addirittura si dice che chi legge e chi ascolta, no, è una persona è gradita a Dio, cioè una persona che si salva. Che significa chi ascolta? Nelle Marche, da parte mie, le vecchiette quando vedono i bambini che giocano, dicono oh, quella cosa non la fare, e poi concludono scordami figlio mio, cioè ascoltami figlio mio, come per dire io te l'ho detto, però adesso tu mettilo in pratica. Quindi ascoltare, quando dice chi ascolta la parola di Dio, che significa? Che metto lì, metto le cuffie, ascolto la parola di Dio? No, significa metterlo in pratica. Quindi di conseguenza, anche qui in questo senso, l'Apostolo dice chi ascolta significa colui che mette in pratica quello che c'è scritto in questa profezia. Voi ricordate, c'è un passo del Vangelo che in un certo momento dice chi è tuo, c'è tua madre e i tuoi fratelli, e Gesù gli risponde guarda che i miei fratelli, mia madre e i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. Quindi di conseguenza c'è un rapporto tra ascoltare la parola, quindi ascoltare Gesù, e metterlo in pratica, cioè colui che fanno qualcosa nella pratica diciamo che dimostri che quello che è stato detto è stato ascoltato, è stato assimilato e quindi messo in pratica. Ora c'è anche una sempre Giovanni a un certo momento dice spiega il perché questa profezia deve essere ascoltata. Lo spiega proprio Giovanni nel Vangelo,
dice che Dio ha talmente amato gli uomini che ha mandato direttamente suo figlio nel mondo. E non perché per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi. Non vuole giudicare il mondo per quello che è, ma per il mondo attraverso suo figlio si salvi. Infatti dice, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna, perché il mondo si salvi. Quindi di conseguenza c'è un rapporto tra il Vangelo e le profezie di Fatima che sono un tutt'uno, cioè non si può dire la Madonna dice, Gesù dice, il Vangelo dice, no, è la continuità di quello che normalmente noi cristiani dovremmo fare, noi cristiani, la maggior parte è qua dentro, penso che siano cristiani, battezzati, comunicati, cresimati, tutto quanto. Quindi a volte però questo cristianesimo lo viviamo all'acqua di rose, anzi forse neanche conosciamo bene quello che ha detto Gesù. Io penso che qua dentro se c'è il 10% che abbia letto il Vangelo già è tanto, 10%. Facciamo una prova alzata di mano, chi è che ha letto il Vangelo almeno una volta? È esiguo proprio, sì, arriviamo sì e no al 10%. Perché? Perché a volte ci contentiamo di credere a una cosa che non conosciamo, oppure per sentito dire. Quindi diventa un problema anche capire tra un rapporto tra una profezia e il credo cristiano, quindi diventa anche difficile capire. Però in questo momento dobbiamo capire se c'è questo rapporto, di spiegarlo. Ora, e quindi che cosa significa credere in Gesù Cristo e fare quello che lui dice? Significa praticamente l'uomo si può realizzare, l'uomo può realizzarsi attraverso delle scelte ben precise. Queste scelte ben precise sono state dette quando, Piero mi fai vedere quell'altra cosa che non la vedo, quando a un certo momento, leggo qua, guarda che forse, sì, lasciali, che praticamente quando a un certo momento dice, sempre Giovanni dice che chi fa il male, chiunque fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere, ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente le sue opere, vengono da Dio. Ora questa realizzazione sembra un fatto aleatorio, sembra una cosa spirituale, no? La luce, esoterismo, la salvezza, il paradiso, la luce del paradiso, gli angeli. Ma Giovanni non dice questo. Se voi ci fate caso, è qualcosa di pratico. Cioè, chi fa le cose di sottobanco, di sottobosco, di nascosto, significa che le fa male. Chi invece fa le cose alla luce del sole, si vedono. Qui è qualcosa di diverso da quello che pensiamo sempre della fede cristiana. Noi pensiamo sempre alla fede cristiana, mi salvo, mi confesso, vado, faccio la comunione, vado alla messa e sto salvo. Ma qui mi pare che Gesù Cristo dica un'altra cosa. Cioè dice che coloro che fanno le opere, cioè qualcosa di pratico, di operativo, di consistente, qualcuno che fa le opere e le fa alla luce del sole, significa che le fa bene, può anche sbagliare, ma però è la luce del sole, si può sempre correggere. Invece chi fa sotto banco, di nascosto, le fa perché le fa con malignità, le fa con cattiveria. Quindi il fatto che ci sia una opera alla luce del sole, che significa che c'è un'opera fatta secondo certi criteri. E quali sono questi criteri? Sono i criteri che Gesù stesso ha detto: chi fa la volontà del Padre mio si salva, è ben gradito a Dio. Ora questo connubio tra la volontà del Padre e Fatima è strettamente correlata. Perché? Perché sostanzialmente fare le cose, le opere buone, non fare la carità, fare le opere buone significa fare le cose secondo un certo criterio.
Beh, mi dice, ma scusa, se faccio quello che dice Gesù, tutto sommato la mia volontà che serve? Il mio libero arbitrio, io sono libero di fare il bene e il male. No, è importante capire che il libero arbitrio è qualcosa di diverso. Cioè io posso fare le cose secondo quello che io credo, quello che io penso, quello che io, la mia intelligenza, il Padre Eterno ci ha dato un'intelligenza. Questa intelligenza dobbiamo far fruttare. Io quindi devo far lavorare la mia intelligenza, elaborare attraverso la mia intelligenza quello che devo fare, capire che la mia azione avrà un effetto e capire se quell'effetto è brutto o è buono. Quindi è l'intelligenza che comanda per prima cosa, perché l'intelligenza è il dono, il primo dono che ci ha fatto Dio. E di conseguenza bisogna farlo fruttare. Ora, questo modo di pensare è importante. Perché? Perché da questo modo di pensare nasce quella fede che ci hanno sempre spiegato i sacerdoti e la Chiesa. Perché nasce da un capire le cose, valutare se quelle cose sono bene o brutte, e poi c'è la fede. Faccio un esempio. Se io vado a comprare sigarette, il governo vende le sigarette, lo Stato vende le sigarette, e poi ci scrive può procurare la morte. È intelligenza questa? Non penso che sia intelligenza. Il comune dà il permesso a un cittadino o più cittadini, legalmente o illegalmente, o perché pagato o perché non pagato, di costruire le case dentro i fossi dove se piove scorre l'acqua. È intelligenza questa? Non mi pare. Quindi non si tratta di libero arbitrio, si tratta di far funzionare l'intelligenza. Il libero arbitrio sta nel valutare, nella valutazione, se quella cosa porterà una conseguenza buona o una conseguenza cattiva. Questo è chiaro. Oggi qualcuno mi raccontava, passava davanti all'Ilva, che ogni anno muore quante? 3.700 morti di tumore. Cioè ogni anno muore 3.700, e quella è una fase. Dice, ma ci lavora la gente? Ma sì, ma chi dà lavoro? Chi dà lavoro fa una cosa intelligente a far morire 3.700 persone? Cioè, noi abbiamo analizzato delle cose per il nostro bene, per la nostra soddisfazione, per la nostra ricchezza, ma non per il bene degli altri. Ora, questa tendenza di non valutare la nostra capacità non è una cosa talmente spirituale, però oggi ne parlavamo con alcuni amici, dicevamo, ma se io mi comporto in una certa maniera, cioè faccio delle scelte pratiche in una certa maniera, faccio in modo che il futuro sarà migliore. Oggi sarò io che soffro perché devo lavorare di più, perché devo spendere di più, perché devo organizzare meglio la mia vita, le mie azioni, ma se le conseguenze saranno buone, domani io sarò più progredito. Dice, ma oggi io non guadagno più di tanto, ma oggi non guadagni più di tanto, ma i tuoi figli saranno liberi di guadagnare quello che gli pare. Perché? Perché ci avranno una sistemazione, diciamo, della situazione, delle attività, eccetera, tali che sono quasi precise, sono quasi perfette, per cui non dovranno lavorare più loro, dovranno lavorare di meno e saranno meglio, perché saranno più liberi. Invece in questa situazione noi abbiamo la possibilità di guadagnare subito, subito, immediatamente, ma un domani sempre peggio. Che futuro gli diamo ai nostri figli? Non ci abbiamo più acqua, non ci abbiamo più, i pesci sono pieni di zozzo, i mari sono pieni di immondizia, l'agricoltura non produce più come produceva una volta. Io mi ricordo, lavoravo i primi anni in una fabbrica di concimi e si produceva, qui magari c'è una zona agricola, si produceva il 18-10, che era 18 d'azoto e 10 di fosfato, mi pare, adesso è preciso. Dopo una decina d'anni si faceva già il 20-22,
Cioè, diamo alla terra più sostanze in modo che produca come una fabbrica. Ma la terra non è una fabbrica, la terra è una cosa viva. Una cosa che devi dare ricambio, devi ricambiare le produzioni, la cultura, gli devi dare ossigeno, devi far vivere. E invece no, è una fabbrica e deve rendere perché io devo guadagnare. E che ci ritroviamo oggi? Quindi gli effetti di quelle scelte sono deleterie. Oggi non abbiamo più la terra che produce come una volta. Cioè, ma questo che c'entra con il Vangelo? E lo dice il Vangelo. Noi pensiamo che quando leggiamo il Vangelo dica qualcosa di straordinario. Dice cose pratiche, dice cose che dobbiamo fare immediatamente. Dobbiamo elaborare con la nostra logica, elaborare delle azioni che sia la capacità di discernere quello che facciamo, e poi c'è la fede. Logica, discernimento e fede. Ora, e c'era una cosa che volevo dire che me la sto scordando, speriamo di non dimenticarmela. E ho perso il filo, perché io quando parlo poi parlo troppo. E quindi le nostre scelte sono importanti perché crea il futuro. E creare il futuro significa andare e fare le cose che servono affinché il futuro sia migliore. Ecco, nel 1846 c'è un'apparizione alla Salette. L'apparizione alla Salette praticamente ci dice, ce l'hai Pier, dammela così la legge pure la gente. L'apparizione alla Salette dice, in pratica, queste cose qua. Sacerdoti sono diventati cloache di impurità. Non commento. 1846. Le stagioni cambieranno, la terra produrrà solo frutti cattivi. Non commento. Sta succedendo. Ci saranno guerre sanguinose, carestie, pesti e malattie contagiose, ci saranno spaventosi acquazzoni e morie di animali, terremoti che inabisseranno paesi. Non commento. Sta succedendo. I governanti civili avranno tutti lo stesso scopo, che sarà quello di abolire e far sparire ogni principio religioso per far strada al materialismo, all'ateismo, allo spiritismo, ai visi di tutti i tipi. 1846. Qualcuno mi potrebbe dire, sì, questo lo ha detto la Madonna, ma io sono uno Stato laico dove ci sono cattolici, non cattolici, quindi atei, quindi non posso dar retto a quello che dice la Madonna. Sì, ho capito, però il Vaticano non è uno Stato laico. Il Vaticano è uno Stato che nasce come Stato confessionale, quindi dovrebbero spiegarle queste cose, dirle. Signori cattolici, state attento che la Madonna ha detto questo, questo e questo, ma voi l'avete mai sentito? Nessuno di voi l'ha sentito, pochissima gente ha letto queste cose qua. Eppure c'erano. Perché non l'ha detto? Forse abbiamo paura che dopo il ministro non me dà questo, allora io devo fare questo. Cioè, diventa anche qui un gioco di potere strano. Dice, ma poi se non succede che figura faccio? Ah, bella fede che ci abbiamo. Ma il discernimento ce l'abbiamo. Il discernimento, se voi vedete che l'umanità va in una certa strada, dovete dirlo, guarda che state andando verso quella strada. Invece questa cosa ci si abbandona più a dire siate buoni, non peccate, vogliatevi bene, eccetera. Ma le cose pratiche, quelle pratiche. E lo Stato dice, io sono stato laico, non devo credere allo Stato laico, non deve credere alla Madonna. Però lo Stato laico sa che dal 1846 oggi sono stati studi di scienziati, decine e decine di pubblicazioni, forse centinaia, sullo stato di salute della Chiesa, sullo stato di salute dell'acqua, su cosa sarebbe successo dei terremoti se costruisci case non adatte a quel sito soggetto a terremoto. Sappiamo tutto.
sapevano tutto. Quante volte gli scienziati, quante volte sulla televisione dice gli scienziati hanno detto che non ci saranno più pesci nel 2050? L'abbiamo sentito tutti. Tutti, ma meno quelli che ci governano. Quindi non c'è stato discernimento, non c'è stato neanche intelligenza. Quindi i nostri scienziati, i nostri governi hanno lavorato sempre, costantemente, contro ogni forma di intelligenza e hanno continuato a depredare questa terra, a renderla che non produce più e a rendere questa umanità sempre schiava della propria egoismo. Quando noi diciamo Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, ci avete mai pensato? Rimetti a noi i nostri debiti. Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Allora io chiedo al Padre di rimettere i miei debiti. Perché devo chiedere, perché devo rimettere i suoi debiti? I debiti di Pier, che debiti c'ha nei miei confronti? Ma ti ho prestato qualcosa? Allora si dice no, è i peccati. Allora rimetti a noi i nostri peccati, ma perché io posso rimettere i peccati suoi? Allora mi viene pensato che debito, tutto sommato, il debito cos'è? Il debito, io presto una cosa a uno e lui c'ha il debito verso di me e me lo deve ridare. Oppure io dico a voi, guarda, vi prometto questa cosa, praticamente creo un debito nei vostri confronti e lo devo mantenere questo debito. Giusto? Oppure, l'abbiamo visto prima, qualcuno ci regala una cosa e io ne sono debitore. Sono debitore per tutta la vita se quella cosa non solo mi rende felice, ma mi dà la salvezza. Dice, chi crede in me avrà la salvezza. Quindi c'è un debito importante che non abbiamo soddisfatto. Quindi i nostri governanti, il debito, il peccato più grosso che ha fatto è proprio di non aver pagato questo debito nei confronti di chi ci ha detto che possiamo creare un mondo diverso da quello che oggi abbiamo. Mi viene pensato una cosa, io mi piace anche, sono un appassionato di storia, per cui sono andato a cercarmi che c'era un certo Papia ai tempi di Giovanni, quando San Giovanni scriveva, il quale era un ragazzotto e andava a sentire gli apostoli che passavano, che andavano a predicare per il mondo, e li ascoltava. E poi diceva, ma che significa questo? Ma Gesù cosa voleva dire? E scrive 15 libri che non abbiamo logicamente, 15 libri di cui ci è rimasta poca roba, in cui erano intitolati Spiegazione dei detti del Signore. Uno di questi frammenti che abbiamo dice, ma che significa il regno dei cieli? E Giovanni gli risponde, il Signore voleva dire che il regno dei cieli si farà sulla terra. Giovanni diceva a Papia che Gesù aveva detto che il regno dei cieli si farà sulla terra. Adesso capite che significa debito? Adesso capite che significa profezia? Adesso capite che significa le profezie di Fatima? Significa nient'altro di questo. Infatti la Madonna, quando appare, dice convertitevi. Che significa? Che dobbiamo passare alla religione protestante? Che dobbiamo diventare musulmani? Ma se lo dice ai cristiani, convertitevi significa cambiare la vostra vita. Perché state sbagliando? Perché state facendo azioni che non vi procura bene, non vi procura futuro. Ai vostri figli voi non lasciate niente, lasciate soltanto distruzione, fame e pestilenze. Questo ci dice la Madonna. Ecco perché diciamo che le profezie di Fatima si stanno avverando. Per questo motivo qui tutto si sta realizzando secondo quanto è stato detto. Quanto è stato detto? È stato detto nel passato, è stato detto da Fatima, è stato detto anche nel 1846. Quindi di conseguenza la paura nasce non tanto per quello che si dice, perché sarebbe una fortuna se a me mi dicesse guarda domani vai a casa però passa per Ancona, passa per un'altra parte, io passo per un'altra parte. Non è tanto l'avvertenza quanto per l'incapacità
che abbiamo noi di cambiare le cose. E soprattutto l'incapacità che abbiamo, l'impossibilità, non impossibilità, proprio la nostra indole, che abbiamo paura di cambiare. Perché cambiare significa non avere più le soddisfazioni che abbiamo di andare al supermercato e scegliere quello che ci pare, sapendo che non scegliamo quello che ci pare, ma scegliamo quello che gli altri vogliono che noi scegliamo. Però queste cose le sappiamo, ma continuiamo a far finta di niente. A fine di niente, noi pensiamo sempre a fare denaro, 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 economia, l'economia è economia. Economia significa, eikos significa casa, in greco. Nomos significa le cose, nomos significa l'usanza. Nomos, l'usanza, uno, l'usanza di fare le cose di casa, economia. Che significa fare le cose come si fa a casa, in famiglia? Che quando taglio il pane, non lo taglio solo per me, taglio il pane e lo do ai miei figli. Quando la famiglia va a lavorare, moglie o marito, o tutti e due vanno a lavorare, non vanno a lavorare per guadagnare e poi la sera vanno a ballare e si spendono tutto in feste e in bagordi, anzi, vanno a guadagnare per i figli. La mamma che cucina, non cucina per lei, diventa grassa e cicciotta, ma perché deve dare da mangiare a tutta quanta la famiglia. Quindi economia significa distribuzione come si fa nella famiglia. Economia significa dare, distribuire, perché noi abbiamo una terra che ci abbiamo tutto dentro, tutto ci abbiamo da mangiare, da bere, tutto quanto quello che possiamo, da costruire le case, da viaggiare, abbiamo tutto dentro, però qualcuno ce l'ha rubato e fatto l'economia come se fosse cosa sua, e invece di dare, ha rubato per diventare ricco. È diventata economia di ladrocinio. San Francesco aveva capito, il denaro è la merda del diavolo, l'aveva detto. Perché ha capito, nella sua ignoranza o nella sua coscienza da uomo beato, uomo santo, aveva capito che invece di dare l'economia era per prendere, e di conseguenza diventava lo sterco del demonio. Io praticamente ho finito, questo volevo dire il segreto di Fatima, perché è importante, perché non è una cosa che riguarda l'anima, anche l'anima poi piacere, non è una cosa che riguarda qualcosa di astratto, una fede astratta, una fede che parla dell'aldilà, di qualcosa, parla di cose pratiche. Se io faccio le cose alla luce del sole, le faccio bene, e farle bene significa guardare al futuro e dire questa cosa deve servire ai miei figli. Oggi ai figli non gli lasciamo niente, perché? Perché abbiamo fatto le cose senza intelligenza, e la Madonna continua a dirci convertitevi, perché state sbagliando. Grazie, vi ringrazio, siete stati molto gentili ad ascoltarmi. A prova, sì. Buonasera a tutti. Anch'io ringrazio di cuore Carmelo. Grazie Carmelo di questo impegno che ti sei preso di organizzare questo incontro. E ringraziando te, ringrazio tutti gli amici, i ragazzi di Bari e tutti coloro che hanno collaborato con te. E ovviamente ringrazio il pubblico qui presente per essere venuto qui e impegnare una domenica pomeriggio per ascoltare dei discorsi, sì, strani, un po' inusuali, parlare di profezie, parlare di cose che genericamente nella maggior parte della mente delle persone attengono alla fede, alla religione. Il 13 ottobre del 2017, quindi,
festeggiamo il centenario della sesta apparizione di Fatima, dove la Santissima Vergine detta ai tre pastorelli la terza parte del segreto del messaggio che poi ha preso il famigerato nome di terzo segreto di Fatima o terzo mistero di Fatima. Ma questo mistero, secondo la volontà della Vergine Santissima, doveva essere svelato nel 1960. Non è accaduto. È stato svelato nell'anno 2000, per volontà di Giovanni Paolo II, nelle persone di Cardinale Bertone e Cardinale Ratzinger. In realtà poi l'allora segretario di Stato Vaticano, Angelo Sodano, ne parlò dando indicazioni di cosa si sarebbe detto nella riunione che è stata fatta a reti unificate a livello mondiale, ha anticipato quello che si sarebbe stato l'argomento della rivelazione che poi appunto avrebbero fatto Cardinal Bertone e Cardinale Ratzinger. Una cosa assai strana, perché Angelo Sodano era il potere politico del Vaticano, il potere spirituale era nelle mani del Cardinale Ratzinger, che all'epoca era il prefetto del Sant'Uffizio. Il Sant'Uffizio è la trasformazione di quella istituzione che per 500 anni ha sterminato migliaia di persone, che è l'Inquisizione, santa, tra virgolette, Inquisizione, si chiama adesso Sant'Uffizio. È una domanda curiosa o interessante chiedersi perché il potere politico scavalchi il potere religioso anticipando una rivelazione che dovrebbe essere prettamente religiosa, non politica. Il problema in questo caso che si è verificato in quel momento è perché evidentemente ci sono delle forze, delle situazioni all'interno dell'istituzione che noi fedeli non comprendiamo. E noi fedeli non comprendiamo molte cose, nemmeno della cosiddetta religione, perché l'informazione che noi abbiamo in merito è una informazione che ci è stata trasmessa dalla società dove noi siamo nati. È una informazione che ci è stata data dalle istituzioni. Quindi, siccome noi nasciamo e da bambini non abbiamo nemmeno un nome, abbiamo una appartenenza biologica quando nasciamo, ma non abbiamo un nome. Il nome ci viene dato genericamente dai genitori, ma a volte da qualche parente piuttosto che da un amico, e quindi il bambino o la bambina per tutta la vita si trascinerà questa etichetta, che è una scelta umana, che lo identifica. E quando il bambino cresce di fronte a determinati argomenti, come può essere la spiritualità, dice: ma a me queste cose non interessano. Perché non gli interessano? Io sono certo che quando quell'individuo è nato o è nata non aveva nessuna opinione in merito a questioni religiose. Le ha assorbite attraverso l'educazione e l'informazione che ha ricevuto. Forse è banale dirlo, ma se io fossi nato in Cina piuttosto che in Arabia Saudita e non in Italia, io non sarei quello che voi avete davanti, non tanto esteticamente quanto come personalità. La personalità è quell'aspetto dell'essere umano che determina i parametri importanti attraverso i quali poi noi facciamo le scelte di vita.
Quindi, oggi come oggi, l'informazione religiosa che noi abbiamo ricevuto ci fa considerare che le questioni religiose siano o attengano al campo dei credo. È vero? Non è vero? È una posizione acritica che l'essere umano assume in relazione all'influenza che ha ricevuto dall'esterno. Se noi andiamo ad analizzare la parola informazione e la scomponiamo, informazione, formazione interiore. Informazione come parola è un termine che proviene dal latino informatio, che significa idea, rappresentazione e anche istruzione, formazione scolastica, educazione. Informatio a sua volta deriva dal verbo latino informare, cioè dare forma. Dante, il più grande poeta della storia italica, usava già la parola informazione proprio nel senso di formazione, cioè atto del dare forma, del modellare. E già nel 300, quindi, al significato di formazione si affiancò appunto quello di istruzione, e oggi di fatto il termine informazione viene genericamente percepito come la notizia, la news. Ma non è così. L'informazione modella e struttura la personalità del bambino. Per cui ciò che noi saremo da adulti, la percezione dei valori e della realtà, importante o non importante, la valuteremo attraverso la formazione della personalità che l'informazione che abbiamo ricevuto ci ha dato. Quindi l'informazione, o meglio la formazione, determina le nostre scelte di vita. Se continuiamo ad analizzare la parola e la scomponiamo in un altro modo, avremo informazione. Quindi la conoscenza che ci è stata trasmessa dalla società, dall'ambiente culturale, dalle istituzioni, di fatto è ciò che determina le nostre scelte. Cioè la informazione dirige la nostra azione nelle scelte di vita. Ora, questo è molto importante, amici, perché un esempio palese di quanto questo discorso sia importante lo possiamo percepire e comprendere attraverso la pubblicità. Quando io ero ragazzino, negli anni 60, la pubblicità era prettamente definire la qualità della merce che ti veniva venduta. E il costo di un marchio piuttosto che un altro era determinato dalla qualità del prodotto e dalla precisione della manifattura di quel prodotto. Oggi questo discorso non ce lo fa più nessuno. L'informazione pubblicitaria è una malformazione dove noi veniamo stimolati attraverso gli istinti primari a scegliere un determinato prodotto. Quindi oggi noi non compriamo più un prodotto in quanto qualità, compriamo un prodotto in quanto valore di prestigio che in quel marchio è stato trasferito. Non compriamo più la qualità. Oggi tu puoi comprare un paio di calzoni e li paghi 200 euro, o un altro paio di calzoni e li paghi 30 euro. Sono fatti esattamente dalla stessa fabbrica cinese, l'unica cosa che cambia è il marchio che appongono su quel jeans. Cioè la stoffa, i coloranti e la manifattura è fatta nello stesso luogo. Noi abitiamo nelle Marche ci sono tantissime ditte che fabbricano calzature. Una stessa ditta ti fa le scarpe per Valentino, per Armani, per Levi's, per Tod's, no, Tod's se le fa lui,
e fa anche le altre. Quindi non compriamo più qualità, compriamo manipolazione, che ci costa un bel po' di soldi, perché noi abbiamo perso completamente la capacità di stabilire in termini qualitativi di materiali e di costruzione se un prodotto con un marchio tal dei tali sia realmente meglio di un altro prodotto tal dei tali. Non è così. Io ho speso bei soldini per comprare, ad esempio, maglieria marchiata con la Griff, dura quanto la roba che compro al mercatino. Cioè, oggi la roba di qualità non è durevole, non è di qualità, perché mi è stato venduto un fattore emozionale, cioè sono stato manipolato. Siamo stati manipolati a tal punto che oggi i ragazzini, per sentirsi alla pace nel loro gruppo, devono vestire griffato e noi siamo costretti a lavorare come muli per comprare cose che valgono 5 euro ma te le fanno pagare 100 euro. Quindi è malformazione attraverso una informazione che ci ha malformati. Questo discorso, amici, è molto importante, e nell'era moderna ha generato delle situazioni tipo questa. Penso che tutti conosciate questo signore, uno dei più grandi criminali della storia moderna, e lui disse: le grandi masse di gente cadranno più facilmente vittime di una grande bugia piuttosto che di una piccola, particolarmente se la bugia viene ripetuta spesso. Esattamente quello che fa la pubblicità. Cioè, la nostra malformazione a livello di personalità non è più in grado di farci discernere le cose giuste, perché hanno corrotto e manipolato la nostra percezione della realtà e il nostro valore interiore, tale per cui oggi questa manipolazione ci spinge a lavorare di più per comprare aria fritta, che fa guadagnare bei soldini alle grandi griff che ti vendono una roba che a loro non costa nulla a 100 volte il suo valore. Però tu stai bene, c'hai il marchio, l'aquilotto piuttosto che il coccodrillo o altre cose. E questa cosa che dice Adolfo è stata ripresa dai suoi nemici, presunti nemici. Ad esempio, William Casey, direttore della CIA, quindi siamo nel campo alleato, non siamo più nel campo dei nazisti, direttore della CIA, nel 1981 disse: sapremo che il nostro programma di disinformazione, cioè sformarti, renderti malformato, è stato completato quando tutto ciò che l'opinione pubblica americana crede è falso. Ora, siccome noi siamo il cortile scemo degli americani, tutto ciò che decide l'America noi facciamo così, poi ci chiniamo ancora di più, poi ci caliamo i calzoni. Io la chiamo posizione geometrica. È evidente che questo tipo di strategia riguarda anche noi italiani. Un altro importante personaggio, Edgar Hoover, il creatore dell'FBI, direttore a vita, nessuno osava toccarlo perché ricattava tutti. Edgar Hoover: l'individuo si trova in difficoltà quando viene faccia a faccia con una cospirazione così enorme che non può credere che esista. In inglese la parola è l'individuo è handicappato. Quindi la manipolazione dell'informazione ci rende handicappati. Un esempio chiarissimo per me, che sono un documentarista, io ho lavorato per Voyager, non so se conosciate la trasmissione di Rai 2, per vari anni ho realizzato vari documentari con i miei amici dello studio di produzioni, e poi per televisioni estere, dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita piuttosto che il Giappone. E il mio settore di specializzazione è la visita extraterrestre.
Ho girato il mondo, sono stato in tantissimi ambienti, in ambienti di servizi segreti, in ambienti scientifici, in ambienti militari, testimonianze per trovare documenti che documentassero che questa presenza è reale. E ho anche notato, grazie ai miei continui viaggi all'estero, che in tutte le nazioni che io visitavo, se mi trovavo a parlare con persone comuni, appena usi la parola UFO, si mettono a ridere. Ma perché ridi? Cioè, io dico la parola UFO, è come schiacciare un pulsante invisibile, UFO, credi agli UFO. Ma che senso credi agli UFO? UFO è un acronimo, Unidentified Flying Object, cioè oggetto volante non identificato. Quindi se l'oggetto è oggettivo non è argomento di credo, è argomento di scienza. Quindi se l'UFO c'è, faccio ricerca, troverò le prove. Se l'UFO non c'è, faccio ricerca, non trovo un fico secco e abbandono quel discorso perché non c'è nulla. E invece tutti ridono come cretini. Ma perché ridete? Ridono in Perù che discendono dagli Incas, ridono in Messico che discendono dagli Aztechi, ridono in Italia che discendiamo da Cesare, dai Romani. Dice, ma perché ridete? Siete tutti cretini, ma avete mai fatto ricerca? No, ma tutti sanno che credere negli UFO è sciocco. Ma perché? Dammi una prova che è sciocco credere negli UFO. Fammelo vedere con un esame psichiatrico, il risultato delle determinazioni di una commissione scientifica. Me lo spieghi? Rimangono così, ma in che senso? Lo sanno tutti. Sì, ma pezzo di imbecille. Per secoli tutti dicevano che la Terra era piatta, invece era tonda. Poi oggi stanno ricominciando a dire che è piatta, si vede che è il cervello che si è appiattito di nuovo. Cos'è quella? Manipolazione, cioè malformazione, mala informazione, cioè persone di livello culturale anche elevato, medici, avvocati, piuttosto che ingegneri, tu gli dici UFO e ridono. Se malauguratamente lo fanno davanti a me, dici, ma perché ridi? E poi fanno figuracce perché io incomincio a dirgli di prove che io possiedo, di documenti militari, di documenti dell'FBI, di documenti dell'intelligence, di analisi di reperti, di testimonianze, di commissioni militari, eccetera, eccetera, e rimangono come salami. Ah sì, non sapevo niente. E allora perché ridevi? Perché eri malformato, male informato. E purtroppo noi popolo, noi umani, abbiamo molta paura di fare la figura degli scemi. Quindi è un'arma molto potente per farci fare gli scemi. La paura di essere scemi è usata per farci fare la fine degli scemi. Lo disse il grande Mark Twain: è più facile ingannare gli uomini che persuaderli di essere stati ingannati. Quindi, perché è difficile cambiare nel momento che qualcuno ci ha avvisato che un tale comportamento ci arrecherà un danno gravissimo? Perché di fronte a questo tipo di informazione, la nostra formazione malformata ci fa rimanere catatonici. Non sappiamo cosa fare, non sappiamo prendere una decisione. Ora, noi abbiamo un altro problema, che non sappiamo chi siamo. Noi non abbiamo certezza assoluta di che cos'è l'essere umano. Soprattutto non abbiamo certezza assoluta, dico assoluta in termini di scienza, di prova provata, di che cos'è l'essere umano prima che nasca e di che cos'è l'essere umano dopo la morte. Quindi la nostra vita, in questo momento che siamo incarnati, è un tiro di dadi. Speriamo che ci vada bene. Perché se dopo la morte
ci aspetta qualcosa a cui noi non siamo preparati, perché in vita abbiamo buttato via dietro obiettivi fallaci il nostro tempo e le nostre risorse, ci rimarremo molto male. Ora, è drammatico, ma anche indicativo, il fatto che gli esseri umani, che sanno benissimo che moriranno, non si preparano seriamente a questo evento. Non dico in termini religiosi, badate bene, non ci prepariamo seriamente nel senso di mentre sono vivo voglio avere la certezza assoluta di che cavolo mi succede quando morirò. Lo devo sapere, perché se io so che alla fine del viaggio l'aereo esplode, io cambio aereo, vado da un'altra parte, cambio destinazione. Quindi laddove oggi io vedo, arrivati a una certa età, che le persone ad esempio cercano di rimanere sexy, dico: ma è davvero questo un valore o è un disvalore derivato dalla informazione che ci è stata data? Ed è un fatto reale, amici. Oggi si incomincia a fare chirurgia plastica dai 20 anni, cioè ci si spendono soldini, i soldini sono tempo, i soldini sono lavoro, i soldini sono risorsa, giusto? Penso che sia un fatto banale. Quindi la malformazione che forma il senso della vita delle persone ci porta a fare delle scelte assurde e a non considerare le cose vere della vita, verissime e importantissime, come ad esempio il fatto che moriamo. Noi moriamo, amici, non ce lo dimentichiamo. Nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Io in Occidente faccio questi discorsi e le persone rimangono così: oh cacchio, devo morire, mo me lo scrivo, così mi ricordo. Perché non ci prepariamo alla morte? Ribadisco, in vita, perché noi non cerchiamo e imponiamo alle nostre istituzioni scientifiche o religiose di darci la prova di cosa ci accade dopo la morte? In realtà io lo so qual è la risposta, perché i credo religiosi ci hanno detto che la morte è argomento di fede. È argomento di fede la morte? In che senso, scusa? Io muoio nel fisico, non muoio nello spirito che non so dove sta. Io morirò realmente, questo corpo tra 100 anni sarà sicuramente dissolto, si sarà dissolto nel regno naturale. Quindi mi devo preparare a ciò che accadrà alla mia intelligenza, al mio essere, nel momento che io morirò. C'è il nulla eterno, va bene, basta che ho la prova. Non c'è il nulla eterno, e cosa c'è? Me lo fate capire? C'è lo stagno di fuoco e il zolfo? Le nuvolette dove si suona l'arpa? Che c'è dopo la morte? Il fatto che noi non lo sappiamo, amici, nel 2017, come fatto scientifico, è drammatico. È indice che noi siamo una razza sottosviluppata e demente, che ha un destino certissimo verso il quale non si prepara. Ha un destino certissimo sul quale non investe del tempo, non investe del denaro, non investe delle risorse, eppure lo dovremmo vivere. Qualcuno potrebbe alzarsi e dirmi: ma non si sa. E io rispondo: ma lei ha mai fatto una ricerca seria in tal senso per cui adesso lei mi dà le prove che non si sa? Perché io potrei darle le prove contrarie, perché io so benissimo cosa accade dopo la morte. E lo posso spiegare molto bene. Si compie il centenario di Fatima, 1917-2017. Questo è uno screenshot di un sito che è stato preparato. Io sono stato a Fatima nel 2014 e mi aspettavo nei mesi del centenario di Fatima, tra maggio e ottobre, delle cose straordinarie a livello mediatico. Non se n'è accorto nessuno. È andato il Papa a maggio e poi tutti zitti, e di questo terzo segreto non ne ha parlato nessuno. Perché? Fa paura a qualcuno? Perché i padroni del sistema mediatico non siamo noi. I padroni del sistema mediatico sono le grandi multinazionali che governano il pianeta.
Allora, mi sa che questo segreto a questa gente che ha in mano la nostra vita e le nostre formazioni interiori, non gli sta bene che noi riceviamo quella informazione perché potrebbe modificare le nostre scelte. Il centenario, difatti, ma accade in un momento in cui noi siamo usciti dall'era dei pesci e siamo entrati nell'era dell'acquario. Ora, qualcuno potrebbe dire: ma che c'entra adesso l'astrologia? L'astrologia non è scienza. Al che io rispondo: mi dai la prova che l'astrologia non è scienza? I segni zodiacali scaturiscono da un fatto scientifico. La Terra, quando ruota sul proprio asse, ruota come una trottola, fa questo movimento qui mentre ruota. Quindi, nell'arco di circa 25.800 anni, l'asse della Terra disegna un cerchio ipotetico nel cielo, cambiando la sua posizione fisica rispetto al Sole. Per cui, ogni 2000 e rotti anni praticamente cambia il segno zodiacale, che è determinato dal fatto che alla mattina, quando il sole sorge, c'è dietro una costellazione. Quindi è un fatto scientifico. Quindi per 2000 anni circa, l'era dei pesci, noi siamo nati e tutte le mattine il sole sorgeva con dietro la costellazione dei pesci. Adesso siamo in questa fase qui, di fatto siamo agli inizi dell'ingresso dell'era dell'acquario, cioè il sole incomincia a sorgere la mattina e dietro, noi non la vediamo, ma dietro il sole fisicamente c'è la costellazione dell'acquario. Da qui nascono i segni zodiacali, che poi sono diventati: oggi non uscire perché incontrerai uno brutto che ti guarderà e quindi dopo perderai la borsa della spesa. Quella è sciocchezza, malformazione. Ma l'astrologia vera è una scienza ed è dimostrata, ad esempio, da una attività che si chiama agricoltura biodinamica, sviluppata da un grande mistico scienziato del secolo, del XIX secolo, Rudolf Steiner, che tiene conto degli influssi delle forze cosmiche sulla vegetazione, sugli animali. Io ho un caro amico che vedo spesso alle conferenze e ai seminari che faccio, che è transitato dall'agricoltura standard con concimi, veleni, eccetera, all'agricoltura biodinamica, che tiene conto di questi influssi qui. Quest'anno mi ha detto che lui ha prodotto il 30% in più dei contadini che fanno l'agricoltura tradizionale coi concimi e coi pesticidi. Quindi il discorso degli influssi cosmici è vero, ma è talmente vero, e noi siamo talmente cretini che ci siamo dimenticati che, ad esempio, il mestruo della donna è determinato dal ciclo lunare. Quindi noi e il cosmo siamo legati da forze potentissime che ci governano e condizionano la nostra esistenza. Per cui, in questo campo, i 2000 anni circa di era dei pesci sono stati identificati soprattutto in due valori opposti, che è stata la fede cieca religiosa, quindi il credo, e il dubbio. Dalla fede cieca religiosa è scaturita l'ortodossia e dal dubbio è scaturita la scienza. E sono in contrapposizione, così come i due pesci del segno zodiacale lo dimostrano. Scienza e fede sono in contrapposizione. Ma scusate, il dubbio scienza cos'è riferito a noi? È la nostra parte materiale, il corpo. La fede cieca è la nostra parte spirituale, lo spirito. Mi spiegate com'è possibile che un'entità composta di corpo e spirito accetti di essere divisa in se stessa, dove il corpo è scienza
è la causa della vita del corpo è un credo. Perché se io sono vivo e a un certo punto sono morto, come corpo accade qualcosa. Eppure il corpo di una persona appena morta è integra, se è morto di morte naturale e non di malattia. Non gli manca nulla. C'è il sangue, il cuore, i polmoni, le vene, le arterie, c'è tutto, eppure non funziona più. Se io tolgo l'elettricità a questo computer, il computer rimane perfettamente integro in tutte le sue componenti solide, ma non funziona perché gli manca l'energia. Ora, Cristo dice, in quanto essere che governa il regno spirituale, io sono la via, la verità e la vita. Quindi Cristo, che è il re dello spirito, ci sta dicendo che noi, in quanto spirito, siamo l'energia che vivifica un corpo, energia intelligente, che per un certo tempo sta dentro un hardware, corpo, e poi se ne esce. Stiamo entrando nell'era dell'acquario. L'era dell'acquario è un uomo che versa acqua da una brocca. L'acqua è il simbolo della conoscenza. Andiamo ad analizzare il termine conoscenza. In questa rappresentazione troviamo le simbologie di questo discorso. Conscienza. Conoscenza. L'era dell'acquario è l'era della scienza. Conscienza, coscienza, consapevolezza, consapevolezza, informazione, sono informato correttamente. Ho la coscienza, conscienza di cosa sono io esattamente nella mia parte fisica, scientifica, corpo e nella mia parte spirituale, energetico, scientifica, spirito. Come posso io dimostrare che è vero questo? Facilissimo. E che i credo sono un grande inganno che ci siamo portati avanti per 2000 anni. È sempre la morte che ci mette in pace. I cattolico-cristiani nascono, crescono, invecchiano e muoiono. Gli islamici nascono, crescono, invecchiano e muoiono. Gli atei nascono, crescono, invecchiano e muoiono. Gli Hare Krishna nascono, crescono, invecchiano e muoiono. La razza bianca nasce, cresce, invecchia e muore. La razza nera nasce, cresce, invecchia e muore. La razza gialla nasce, cresce, invecchia e muore. La razza rossa nasce, cresce, invecchia e muore. E tutte le mescolanze tra le varie razze seguono esattamente questo destino. Che significa questo, amici? Che noi dobbiamo accettare una buona volta che l'essere umano è soggetto a delle leggi che non possono essere cambiate per decreto legislativo. Io non posso chiedere al Parlamento italiano di legiferare e abolire la morte. Quindi ci sono delle leggi naturali alle quali noi soggiacciamo. Nel 300 d.C. viene fatto un concilio dalle varie correnti cristiane per ordine dell'imperatore Costantino e viene per decreto abolita la reincarnazione, di cui Cristo nel Vangelo parla varie volte. Ma tu puoi abolire per decreto legislativo un fatto naturale, una legge che riguarda tutti? Non lo puoi fare. E quindi, nonostante il decreto e il credo della Chiesa Cattolica, noi nasciamo, cresciamo, moriamo, stiamo un po' nell'aldilà secondo le opere compiute in vita e rinasciamo in un altro corpo secondo il dare e l'avere delle nostre azioni etiche o meno. Quindi entriamo nell'era in cui la scienza dello spirito finalmente spiegherà la natura trascendente dell'uomo, così come le scienze fisiche hanno spiegato la natura biologica dell'essere umano. Quindi solito. Quindi noi stiamo entrando, e questo lo determinano questi influssi cosmici, perché stanno cambiando le energie
e l'essere umano, o sì, è costretto a modificarsi a causa di questi potentissimi influssi che arrivano dall'esterno. Che c'entra la profezia? La profezia è l'enunciazione in tempi in cui era possibile cambiare le cose per impedire che noi facessimo, nel momento in cui venivano a cadere certe strutture realizzate col vecchio modello dell'era dei pesci, cioè dubbio e fede cieca, per evitarci la catastrofe a livello personale. Quindi la profezia non è mai stata un fatto religioso di credo. La profezia è l'enunciazione storica dell'ente supremo che ha determinato le leggi di natura tali per cui noi tutti umani, di qualsiasi altezza, forma, razza, ceto sociale, longitudine, latitudine, tutti nasciamo, cresciamo e moriamo. Chi ha determinato queste leggi univoche per tutte? Lo chiamiamo Dio, ma quando diciamo Dio non stiamo dicendo niente. Non stiamo parlando del Dio dei cattolici o del Dio degli islamici piuttosto che del Dio degli indù, perché se gli indù, gli islamici e quei cattolici nascono, crescono, invecchiano e muoiono, è evidente che c'è un ente che è lo stesso per tutti. Poi gli indù lo chiamano Peppino, i cattolici lo chiamano Antonio, gli islamici lo chiamano Gabriele, ma sempre quello è. Perché è sempre lui? Perché la legge è uguale per tutti. Tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Quindi se c'è un qualcosa che assoggetta e costringe suo malgrado l'essere umano a un iter manifestativo di nascita, crescita, invecchiamento e morte, è ovvio che c'è una legge che ce lo impone. Vogliamo chiamare Dio la legge? Mi sta bene che la chiamiamo Dio. Infatti, Cristo che ha detto? Visto che la scrittura non la conosciamo e pratichiamo una religione per sentito dire. Cristo ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a completare la legge e i profeti. Come la legge? Attraverso degli amici ho provato a chiedere a dei parroci che significa questa frase. Cascano dal pe, come la legge? Ma c'è il credo, la religione, la confessione, la comunione, la processione, la messa. Sì, va bene. Ma perché Cristo parla della legge? Poi, quando Cristo parla con gli eletti, nel capitolo 25 di Matteo, perché parla di azioni? Se voi andate a leggere il capitolo 25 di Matteo, quando Cristo dice agli eletti perché sono stati scelti per far parte del nuovo regno, che diceva Flavio è una società reale nella terra con case, strade, palazzi, energie, automobili, ma una società fondata sulle regole etiche. E Cristo non dice: voi siete eletti perché siete andati in chiesa, perché vi siete comunicati, perché avete fatto la processione, perché avete fatto 84 rosari al giorno. Cristo dice: voi siete eletti perché avete dato da mangiare agli affamati, avete dato da bere agli assetati, avete vestito gli ignudi, avete visitato i carcerati. Non parla di religione Cristo. I comandamenti sono fatti religiosi: non uccidere, non dire falsa testimonianza, non rubare. Sono enunciazioni di una società nel quale l'essere umano rispetta il prossimo. Che c'entra la religione? Fede cieca, dubbio. Non ci abbiamo capito nulla. Perché non ci abbiamo capito nulla? Perché coloro che dovevano spiegarci la scienza sacra, non sacra perché venga spiegata in una chiesa da un prete, ma scienza sacra perché riguarda la parte divina, immortale, che è l'essere umano, cioè lo spirito. Noi non siamo un corpo che ha uno spirito, noi siamo lo spirito eterno, intelligente, che si evolve nel tempo, che temporaneamente ha un corpo. Noi siamo lo spirito intelligenza e non è un fatto di credo, è un fatto reale, perché io, che adesso vivo in questo corpo, lo sto vivificando perché io sono la vita che vivifica questo corpo. Io sono l'energia elettrica intelligente che fa funzionare questa macchina biologica. E voi uguale. Ma siccome
l'istituzione religiosa si è corrotta al demonio e si è venduta al potere, queste cose non ce le spiega, perché se noi sappiamo queste cose non siamo più malformabili attraverso l'informazione scorretta. Cioè diventiamo saggi, e il saggio non va a comprare a 100 volte il costo lo stesso schifo che poi trovi a 10 euro al mercatino. Il saggio sa discernere, il saggio ha la logica che discende dalle leggi naturali divine. Il saggio conosce la legge gli dà la logica del discernimento, cioè della scelta giusta da fare. Una volta che io ho la logica della legge, so come funziona il sistema, so fare la scelta giusta, ho la fede, ma non la fede che ci credo, fede come fiducia, come certezza che la mia azione raggiungerà l'obiettivo e lo scopo che io ho previsto, perché sono in armonia con la legge, e la legge è: tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, e tutto il resto che riguarda poi il mondo dello spirito, che funziona secondo queste leggi, ma ci è stato nascosto. Voi non lo sapete, ma io lo so, perché attraverso le ricerche mi sono dedicata a questo. Vi sono molti istituti scientifici in Italia, negli Stati Uniti, in Russia, che si sono dedicati a queste cose e hanno scoperto scientificamente la verità. Flavio prima ha detto: ciò che enunciava la profezia nel 1846, nel 2017 ce lo dicono gli scienziati. Quindi la profezia non è mai stato un tema religioso, è sempre stato un tema storico, dove colui che ha creato il sistema, colui che ha determinato le leggi e che ha uno scopo da raggiungere, ha avvisato i protagonisti creati da lui di questo gioco, dicendo: guardate, questo è il sistema, l'ho fatto io. Le leggi le ho stabilite io e sono queste. Voi siete liberi, potete scegliere tra rispettare la legge o non rispettare la legge. Ma rispettare la legge e non rispettare la legge comunque comporta conseguenze. Non c'entra niente il credo. Rispettare la legge o non rispettare la legge comporta comunque una conseguenza nella nostra vita reale. Cioè noi, ci sta dicendo Dio, siete liberi e potenti, perché se voi vi mettete in armonia con la legge, voi potete progettare e raggiungere certissimamente la vostra felicità. E non felicità nel paradiso, così. La felicità è benessere nello spirito e abbondanza nella materia. Torniamo al sistema naturale e alle leggi universali. Le leggi universali hanno stabilito che nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, giusto? Non siete d'accordo? Siete d'accordo. Le leggi universali hanno stabilito che ogni essere umano deve mangiare per rimanere vivo. Le leggi universali hanno stabilito che ogni essere umano deve bere per rimanere vivo. Le leggi universali hanno stabilito che l'essere umano deve dormire per rimanere vivo. Quindi ci sono delle leggi univoche per tutti gli esseri umani. Poi, a un certo punto, Gesù Cristo dice: non potete servire due padroni, Dio e il denaro. E ci ha detto il Signore: le leggi universali che tutti abbiamo bisogno di mangiare, tutti abbiamo bisogno di bere, tutti abbiamo bisogno di respirare, tutti abbiamo bisogno di dormire, sono state modificate e disattese da un sistema artificiale creato dall'uomo che si contrappone a Dio. È il sistema del denaro. Il denaro è un ente artificiale creato dagli esseri umani. Ora, se io chiedo a una persona media: perché c'è la fame nel mondo? Mi dirà: perché non c'è abbastanza denaro. Se io chiedo a una persona media: perché c'è l'analfabetismo nel mondo? Mi dirà: non c'è denaro per costruire le scuole. Se io chiedo a una persona: perché ci sono le malattie nel mondo? Perché non abbiamo abbastanza denaro per costruire ospedali e curare tutti. Ma scusatemi, chiedo io,
Il denaro è carta, gli alberi stanno ancora lì. La carta, tra l'altro, è cotone, fa la filigrana è fatta col cotone. C'è il cotone, sì. Quindi denaro ne possiamo stampare per quanto ce ne serve, certo. Ma allora perché mi dite che non c'è denaro per fare le cose? Bella domanda, eh? Perché non c'è denaro? Perché non abbiamo denaro a fine mese? Se il denaro è una rotativa che stampa della carta. Chi è che stabilisce che il denaro debba essere poco? Chi è che ha stabilito che il denaro... 8 uomini oggi nel mondo ne debbono avere quanto? 3 miliardi e 600 milioni. Ci sono 8 uomini nel mondo che possiedono la stessa ricchezza dei 3 miliardi e 600 milioni di uomini più poveri del pianeta, uomini e donne intendo. Chi ha stabilito questo? Poi c'è una famiglia da sola che è ricca, quindi 8 uomini hanno il 40% della ricchezza prodotta annualmente nel mondo, 40%. Poi c'è una famiglia che è ricca quanto questi 8 messi insieme, si chiamano Rothschild, non si parla mai di loro. I Rothschild hanno in mano quasi tutte le banche del mondo, tranne, udite udite, Siria, Iran. Poi non c'avevano quella della Libia. Adesso ce l'hanno. Voi sapete che i Rothschild hanno in mano la Banca del Vaticano, la Banca d'Italia, la Banca dello York, la Banca Centrale Russa, la Federal Reserve Americana, ce l'hanno in mano loro. Questi signori sono ricchi quanto gli 8 uomini più ricchi del mondo. Allora fai 40% più 40% fa 80% della ricchezza prodotta ogni anno nel mondo in mano a 9 persone, 9 capifamiglia. Il 20% rimane agli altri 7 miliardi circa. Ora, in questi 7 miliardi ce n'è 1,5 miliardi che siamo noi che consumiamo l'80% di quel 20%. Praticamente ai più poveri del mondo gli rimane nulla, dovete morire. Quindi cos'è che impedisce che le leggi naturali che per diritto di nascita tutti noi dovremmo esigere, cioè tutti abbiamo diritto a mangiare, tutti abbiamo diritto a bere, tutti abbiamo diritto a respirare, tutti abbiamo diritto a dormire, tutti abbiamo diritto a una casa. L'uomo crea un istituto artificiale, manipolatorio, che noi accettiamo perché siamo malformati, cioè non abbiamo una vera informazione sul denaro, tale per cui i padroni del denaro fanno della nostra vita quello che vogliono. Il denaro è la paratia, la saracinesca che apre l'accesso alle risorse che ti permettono di vivere. Ma vi pare una cosa intelligente questa? Quindi l'uomo si contrappone a Dio attraverso un sistema artificiale. L'uomo è un essere integrato. Ci siamo noi, c'è il pianeta che ha l'aria, l'acqua e il cibo. Io respiro, me lo dà il pianeta. Io mangio, me lo dà il pianeta. Io bevo, me lo dà il pianeta. Non lo creo io, me lo dà il pianeta. Quindi io, essere umano, sono un essere integrato col pianeta. Poi entra il denaro, che è un fattore artificiale, mi disintegra dal pianeta e noi lo accettiamo, come se fosse un fatto ovvio. Siamo manipolati. Fateci caso, a scuola nessuno ci ha detto, ad esempio, che le due civiltà che stavamo distruggendo, tre, gli indiani d'America, gli Incas e gli Aztechi, non avevano il denaro. Sono stati sterminati dai banchieri europei, perché il loro sistema di denaro deve dominare il mondo. È lo sterco di Satana, è la leva attraverso la quale manipolano la nostra vita e noi siamo come i ciuchini ciechi che corrono dietro alla carotina che questa gente, che il denaro se lo crea dal nulla, accettiamo come se fosse la cosa più normale della vita. Siamo diventati pazzi. La profezia di Fatima ci viene a dire che questo sistema crollerà. Questo sistema crollerà perché Dio ha determinato il progetto, ne ha stabilito i tempi e le regole. Quindi i 100 anni di Fatima corrispondono a quei 100 anni che furono
concessi a Satana per mettere alla prova la Chiesa, ma non solo la Chiesa in quanto istituzione, perché il corpo mistico di Cristo sono tutti gli esseri umani, perché Cristo, in quanto divinità, non riguarda solo i cattolici, riguarda tutti, perché in cielo non c'è divisione. Buddha non è in lite con Cristo o Krishna, non sono in lite gli dèi sono in armonia tra loro, quindi Cristo che è l'ente supremo e il liberatore, il redentore, avvisa attraverso la profezia ad Anna Caterina Emmerich nel 1820 che Satana sarebbe stato liberato dalle catene circa 70 o 80 anni prima dell'anno 2000, quindi 1917. Questa cosa viene confermata poco tempo dopo da una visione che ha Papa Leone XIII il 13 ottobre 1834, 13 ottobre esattamente la stessa data nella quale la Madonna darà da lì a qualche decennio, pochi, circa 20 anni, poco più di 20 anni, avrebbe dato il terzo segreto di Fatima, e il Papa, mentre recitava messa, sente Satana che chiede a Cristo 100 anni di potere per distruggere la Chiesa. E Cristo glieli concede. Quindi questo significa, amici, che il demonio non ha potere. Il potere che il demonio ha glielo concede Dio. Perché Dio concede potere al demonio? Perché Dio ha un progetto, il nuovo regno, la nuova società. Nel nuovo regno non ci possono essere corrotti, corruttori e corruttibili. Nel nuovo regno ci devono essere persone che rispettano le leggi. Mangiare, bere e dormire riguarda tutti. Non ci può essere col sistema del denaro qualcuno che discrimina i nostri diritti naturali, non stabiliti dall'uomo, ma stabiliti dalla legge suprema. Nascere, crescere, invecchiare, morire, mangiare, bere, riposare, dormire, sono leggi naturali. Quindi questo sistema artificiale demoniaco era già stato destinato al fallimento, ma serviva perché Dio doveva far scegliere all'uomo nella sua libertà, libero arbitrio, se essere fedele o meno alla legge. Quindi il demonio è il selezionatore, è colui che scova coloro che si vendono l'anima al demonio, cioè al denaro. Quindi una volta che Dio ha ottenuto il suo scopo, ha trovato coloro che sono incorruttibili nel numero che a lui serve, Dio toglie il potere a Satana, fa ritornare suo figlio, viene separata l'umanità e sono fatti storici. Cristo è venuto nella storia. Cristo non è un credo, Cristo è stato uno che è nato, ha vissuto, è stato lì. Ci sono tutte le prove storiche della verità dell'esistenza di Cristo. E il Vangelo è uno dei libri più scritti nella storia dell'uomo. Flavio, che è uno storico, mi ha informato che del libro di Cesare, il De Bello Gallico, ne esistono tre copie ed è un libro accettato per stabilire che è vero che Cesare abbia fatto quelle cose. Del Vangelo ne esistono, mi ha detto Flavio, circa 15.000 versioni. Quindi è vero che Cristo è esistito ed è vero anche come prove archeologiche. Io ho fatto dei documentari in tal senso, esistono le prove storico-archeologiche della verità sull'esistenza di Cristo, a partire dalla Sindone, che è un documento straordinario. Quindi la Vergine a Fatima annuncia che il suo cuore immacolato avrebbe trionfato e avviene la conferma che lei appariva con un fatto scientifico inspiegabile, la danza del sole a Fatima. Il miracolo del sole, una folla completamente fradicia di 70.000 persone e un terreno che era un'immensa pozzanghera vengono asciugati da questo sole roteante in pochissimi minuti, e la cosa è talmente sconvolgente che i giornalisti massoni e atei presenti all'evento si convertono e dicono: oh, qui è tutto vero, ci eravamo sbagliati. Quindi il credo non esiste, è stato un inganno dell'era dei pesci. Esiste la scienza della materia ed esiste la scienza dello spirito che spiegano la natura trascendente e immanente dell'essere umano. L'immanente muore
è temporanea, il corpo. Quella trascendente che siamo noi, lo spirito intelligenza, sopravvive in eterno, ma è soggetta a leggi stabilite dall'ente supremo, così come il corpo fisico è soggetto a leggi stabilite dall'ente supremo. Chiamatelo come volete, forza intelligente, Dio. Gli extraterrestri lo chiamano l'essere onnicreante, e si riferiscono al Santo Spirito che governa tutta la creazione. Quindi noi siamo entrati nell'era nel quale il dominio del denaro, la supremazia del denaro sulla legge naturale divina cadrà inesorabilmente. L'uomo prenderà sempre più coscienza di essere stato ingannato e di questa scienza che gli è stata occultata e si riapproprierà delle redini della propria vita. E però è un fatto, amici, che richiede il nostro impegno personale, perché solo l'acquisizione personale sperimentata della verità farà di te un essere incorruttibile. Quindi tutti dobbiamo dedicarci alla verità. Io dico sempre che la verità è come un cibo. Non puoi assaggiare un cibo con la bocca di un altro, lo devi assaggiare tu. Quindi dobbiamo smettere di delegare a coloro che ci hanno ingannato, che ci hanno mentito, che ci hanno manipolato e ci hanno rubato il frutto sacrosanto del nostro lavoro. Dobbiamo riappropriarci della nostra libertà, del nostro potere e fare ricerca laddove ci siamo accontentati di stupidi credo indimostrati e indimostrabili, perché erano menzogne. Non puoi dimostrare una menzogna, puoi solo capire che era una menzogna. Quindi da questo momento l'ingresso nella nuova era, nel mondo, io vi assicuro che dal ricercatore ci sono fatti talmente eclatanti che hanno già minato alla base tutti i sistemi demoniaci che hanno creato la guerra, la fame, la povertà e la sofferenza dell'uomo. Stanno iniziando a cadere. L'anticristo farà l'ultimo tentativo, visto che è incarnato ed è il capo della finanza mondiale, cioè è il capo del denaro, l'anticristo. Lo disse Gesù. Non potete servire due dei, due padroni, Dio e il denaro, perché il Dio di oggi è il denaro, non è Dio. E quando dico Dio non è quello vecchio con la barba, dico l'ente supremo che ha stabilito le leggi naturali, qualsiasi cosa sia, ma ha stabilito delle leggi. Ad esempio il corpo umano è strutturato tutto in proporzione aurea, progressione di Fibonacci e geometria frattale. Quindi Dio ragiona in termini matematici, questo essere supremo. Quindi questi sistemi cadranno, cioè cadrà l'impero del denaro, ma la caduta dell'impero del denaro trascinerà con sé tutti i sistemi che da lui sono scaturiti, compresi gli esseri umani. Quindi ci saranno guerre, ci sarà terrore, ci sarà morte e il terzo segreto di Fatima, che è stato svelato nel 1963 in una versione chiamata diplomatica, che è stata adattata dal cardinale Alfredo Taviani, all'epoca prefetto del Sant'Uffizio, al contrario di Papa Giovanni che si rifiutò di pubblicarlo, il prefetto del Sant'Uffizio, questo signore qui, autorizzò un giornalista tedesco a pubblicarlo nel 1963. E i temi che il terzo segreto di Fatima conteneva sono questi. Il male, cioè il sistema del denaro, avrebbe dominato il mondo determinando tutti gli indirizzi scientifici, politici, religiosi dell'umanità. Vi sarebbe stata una gravissima corruzione, una crisi all'interno della Chiesa Cattolica. Vi sarebbe stata l'invenzione delle armi atomiche e, nella fase più acuta della terribile crisi del crollo del sistema, vi sarebbe stata una terza guerra mondiale combattuta con armi nucleari. Poi, a causa del cattivo operato dell'uomo, che per accumulare denaro ha distrutto il mondo naturale, creando addirittura la follia dell'invecchiamento programmato delle cose che vengono fabbricate. Quindi un computer poteva durare 30 anni, lo fanno durare 10 anni, così ne vendono un altro. Per avere cosa? Denaro. Ma stampatelo, te lo fai, te lo stampi. Perché dobbiamo distruggere il pianeta per avere denaro? Siamo pazzi. Siamo impazziti a causa della cattiva, errata
informazione che ci ha malformato. E poi ci sarebbe stata la seconda venuta di Cristo e finalmente l'instaurazione sulla terra di una nuova società che avrebbe rispettato le leggi naturali, cioè sarebbe stata una società etica. Nella versione diplomatica è stata occultata anche la visita extraterrestre, perché c'è questa frase che è stata tolta anche da lì, che dice: in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio, indicando che la visita extraterrestre era la visita di quegli esseri che hanno capito scientificamente la natura trascendente e immanente dell'uomo e anche la natura trascendente e immanente di Dio, come scienza, non come credo, e applicando queste regole nelle loro società si sono evoluti, quindi sono testimoni della verità cosmica della legge di Dio e ci visitano per questo motivo, ma è stato occultato perché siccome i governi, le chiese e le istituzioni monetarie lo sanno, hanno deciso di nascondere questa verità alla massa umana, non perché noi non possiamo credere negli extraterrestri, ma ce la nascondono perché loro portano questo messaggio di coscienza, cioè una informazione che può correggere la malformazione alla quale siamo stati assoggettati dalle istituzioni fin dalla nascita. E da questo grandioso evento che è stato Fatima scaturisce l'esperienza di Giorgio Bongiovanni, che ho saputo poco prima di iniziare a parlare, non è stato bene e non sarà fisicamente in sala, ma interverrà attraverso il collegamento via Skype, interverrà e ci potrà comunque parlare. Quindi che gli succede a Giorgio Bongiovanni? Nel 1989 si realizza questa profezia. La Vergine a Fatima aveva detto il 13 maggio ai tre pastorelli: sono venuta a chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi, il giorno 13, a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio, quindi tornerò qui una settima volta. Ovviamente la Vergine dà indicazioni che la settima apparizione avrebbe riguardato il tenore del messaggio che lei ha dato, messaggio profetico. Dico questo perché Lucia Dos Santos, che è campata fino a oltre 90 anni, è stata veggente tutta la vita. Le è apparsa la Madonna tante volte nei monasteri dove lei era suora di clausura, le è apparso anche Gesù. Ma la Vergine dice: in quella piazza, in quel luogo dove lei è apparsa, sarebbe tornata una settima volta con un messaggio relazionato al suo ministerio profetico affidato ai tre pastorelli. E questa apparizione accade il 2 di settembre 1989 a un giovane 26enne di origini siciliane, ma trasferitosi nelle Marche per lavoro. Quindi la Vergine inizia ad apparirgli nelle Marche e lo invita, dopo alcune apparizioni, a recarsi a Fatima, perché gli dice: lì ti darò un segno che tutto il mondo vedrà. È una missione, è un messaggio. Giorgio si reca a Fatima, 2 settembre 1989, va in estasi, le foto sono scattate da una coppia di coniugi spagnoli, amici suoi, amici nostri, diciamo. Io già conoscevo Giorgio perché tutte e due frequentavamo un noto contattista italiano, Eugenio Siragusa, che è stato il nostro padre spirituale, cioè colui che ci ha iniziato alla scienza dello spirito, cioè che spiega la scienza, che spiega la natura trascendente dell'uomo. Quindi io sapevo che Giorgio andava a Fatima, così come lo sapeva Flavio, che Giorgio lo conosceva ancora prima di me. Durante l'estasi la Madonna gli detta il messaggio, gli dice cosa voleva che Giorgio facesse e gli chiede: vuoi tu, Giorgio, portare nel tuo corpo un poco della sofferenza di mio figlio il Cristo? Giorgio risponde di sì. Dal petto della Vergine partono 2 raggi di luce che lo colpiscono sul palmo delle mani. Vedete, Giorgio è in estasi con le palme delle mani rivolte verso la Santa Vergine. I raggi di luce, dicevo, lo colpiscono alle mani. Vedete il grande dolore che prova, lo fanno uscire dall'estasi, cade all'indietro e dalle mani incomincia a uscire del sangue. Nell'arco di alcuni mesi
e anni, Giorgio riceve in altre apparizioni anche di Cristo le stimmate nei piedi, nel costato, più tutta una serie di segni temporanei che sono apparsi in questi lunghi anni. Ma queste stimmate, da quel momento fino ad oggi, non sono mai andate via. Sono rimaste permanenti e sanguinano non solo in occasioni delle ricorrenze sacre, le feste che sono pasquali piuttosto che altre, ma sanguinano nei primi anni addirittura quasi tutti i giorni. Adesso Giorgio comunque ha 54 anni, sono quasi 30 anni di stimmate, il suo corpo è molto logorato, purtroppo accade sempre più spesso che lui abbia un appuntamento ma poi non ce la fa per carenza di forza fisica, e ha sanguinato anche pochi giorni fa a mettersi in strada per essere fisicamente nei luoghi dove dovrebbe dare la conferenza. Che missione gli dà la Vergine a Giorgio? Quindi gli dà il segno, che sono le stimmate, e che la Vergine dice tutto il mondo vedrà. Infatti le stimmate di Bon Giovanni sono le stimmate più fotografate e filmate della storia. La sua esperienza è stata oggetto di analisi di numerosi medici, io sono stato testimone più di una volta di queste analisi, anche psichiatriche, per vedere se non era l'espressione di un fattore psicosomatico, ma sempre Giorgio è risultato essere una persona normalissima e le sue stimmate incomprensibili dalla scienza medica. La missione che la Vergine gli dà è divulgare il terzo segreto di Fatima, rivelare che la visita extraterrestre è un simbolo messianico, cioè apocalittico. La visita extraterrestre è un segno escatologico che indica che siamo nel tempo della seconda venuta di Cristo. Questo è il tempo. Lo recitiamo sempre in chiesa. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. Quindi tutto il mondo cattolico vive col dogma del ritorno fisico di Cristo, così come è chiarissimamente spiegato negli Atti degli Apostoli. Io oggi sento, ma Cristo torna come coscienza. È vero, non è falso che Cristo torna come coscienza, ma io chiedo, che significa che Cristo torna come coscienza? Cristo torna come coscienza quando gli esseri umani realizzeranno che le leggi universali dell'etica non possono essere disattese. Noi, per il fatto che nasciamo, tutti abbiamo diritto a mangiare, tutti abbiamo diritto a bere, tutti abbiamo diritto a vestirci, a curarci. Non può un sistema artificiale ledere le leggi naturali. Un sistema di leggi creato da Dio, l'uomo lo trasgredisce. Questo significa la realizzazione del Cristo interiore. Una volta che gli esseri umani, almeno un numero sufficiente, avrà realizzato la coscienza cristica in sé, Cristo si manifesta fisicamente per accogliere coloro che hanno messo in pratica il suo Vangelo nella vita, hanno dato da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestito gli ignudi, eccetera, eccetera, e con loro fa il regno. Gli altri li destina ad altri luoghi e ad altre esperienze. Ultima parte della missione è smascherare l'anticristo, cioè il sistema di potere che ha corrotto le leggi naturali, generando povertà, diseguaglianza e ingiustizia. Prima di collegarci con Giorgio, e poi così voi gli potete fare le domande, questo è un filmato che io ho realizzato per la televisione messicana, e sono le analisi delle sue stimmate, perché nel ventennale della stigmatizzazione la televisione messicana ha voluto riproporre al suo pubblico l'esperienza di Giorgio. Spegnete la luce, Stefano.
Sì. Evidentemente delle ferite che non possiamo considerare piaghe, perché le piaghe hanno tendenza alla guarigione, né ulcere, perché richiederebbe una base patologica, le ulcere sono quelle che non hanno invece tendenza alla guarigione. Il sangue non ha nessun aroma o odore sgradevole che denoti segni di infezione, del resto sono ferite che dimostrano una assoluta pulizia, a parte il sangue ovviamente che è fuoriuscito di recente, non mostrano segni di pus, di infezione, segni di tumefazione, cioè tutti i segni classici dell'infiammazione che accompagna lo stato infettivo, cosa che rende queste ferite particolarmente strane, se vogliamo dire. Strane perché è una ferita che dura da 20 anni, che sanguina in questa maniera ogni giorno e che fornisce ai germi un importante terreno di coltura come appunto il sangue, dovrebbero recare, come è prassi, come sarebbe facile trovare in altri casi, dei segni di infiammazione, quindi di infezione. Invece queste sono ferite che hanno le sembianze di ferite sterili. È evidente la sofferenza di Giorgio Bongiovanni, che accompagna questa esaminazione, questa è viva di ogni commento. Quello che lascia appunto notevolmente impressionati è l'assoluta pulizia a parte sangue della ferita, che non si accompagna a nessun altro segno. Sangue che ho potuto tastare, che per altri versi in altre occasioni è stato esaminato approfonditamente in laboratori di analisi, e che dello stesso gruppo ed ha le stesse caratteristiche del sangue prelevato dalle vene del signor Bongiovanni. Quello che resta, a mio avviso, assolutamente inspiegabile è l'assoluta pulizia che dura da 20 anni, e dato che ho avuto modo di vederle già altre volte, devo constatare che non subiscono nel tempo delle alterazioni che ne denotino una evoluzione verso forme di degradazione, di degenerazione organica delle ferite o dei tessuti circostanti. Il dottor Nico Ceglie è il primario di una clinica di Bari, quindi abita abbastanza vicino nel tempo, poi è diventato nostro amico il dottore, perché comunque è stato colpito dall'eccezionalità dell'esperienza che Giorgio vive. Sì, adesso chiamiamo Giorgio, poi le fate direttamente a lui. Sì, prego, nel frattempo che ci colleghiamo. Microfono al signore, per cortesia. No, è perché non entra nella telecamera la voce. Prima ha parlato del ritorno di Cristo come giudice. Certo. Mi piacerebbe che spiegasse questa figura di Cristo come giudice. Cristo è giudice nel senso che una volta, Giorgio, nel senso, una volta, se dobbiamo fare un riferimento a un concetto giudiziario, terminata la fase dell'istruttoria e presentate le prove, il giudice in base alle prove... Ah, Giorgio, ciao, ti sentiamo. Il giudice emette la sentenza, in quel senso dobbiamo intendere. Giorgio,
Buonasera, Pier. Anche sì. Buonasera Giorgio. Siamo qui, quindi Flavio e io abbiamo fatto la nostra presentazione, lasciamo spazio a te. Ci dispiace che non sei qui con noi, ma sappiamo bene la tua sofferenza fisica, quindi comunque grazie per essere presente, anche se così in una forma telematica. Ecco qui. Perfetto, c'hai adesso il pubblico, ti metto on screen su... No, mettilo di là, Buonasera a se no lo tutti, fa qui. scusate che non sono presente. Prego, il pubblico ti vede. Abbiamo raccontato dei 100 anni di Fatima, abbiamo parlato del significato di Apocalisse, abbiamo parlato che il sistema di ingiustizia creato dall'uomo a partire dalla conclusione dei 100 anni dal terzo segreto di Fatima avrebbe iniziato a crollare. Abbiamo parlato della tua esperienza intimamente legata ai fatti e alla profezia di Fatima. Quindi prego, se tu non so se il pubblico voglia dire qualcosa, voglia farti una domanda o se tu vuoi prima magari dire qualcosa che senti nel tuo cuore. Bene, io sono qui, scusatemi se non sono presente, il mio stato di salute purtroppo non è buono, però solo adesso mi sto riprendendo un pochino perché ho avuto dei valori glicemici altissimi per viaggiare, non potevo viaggiare, ora che stanno scendendo ho fatto delle prove che sono un po' migliorate e poi il mio stato muscolare è veramente molto basso, ho diversi dolori. Ho sentito prima Pier parlare che sono 30 anni quasi e effettivamente è così, non sono più tanto giovane, affrontavo a volte 3-4 viaggi nella stessa settimana, adesso invece ne faccio molto meno. Mi dispiace, io non dico mai di no. Quando sono invitato a una conferenza non ci riesco, però poi se il mio corpo mi colpisce violentemente non riesco. Però sono qui, la voce ce l'ho, finché ho voce parlo, finché ho vita e respiro sono pronto sempre a essere disponibile a testimoniare la verità, che comunque già Flavio e Pier Giorgio hanno fatto benissimo e fanno meglio di me. Io posso darvi un contributo se volete a rispondere alle vostre domande che riguardano questi temi. Prego. Ah, prova, sì. Un signore chiedeva, siccome io ho parlato del ritorno fisico di nostro Signore come giudice, il Signore qui di fronte chiedeva di specificare bene cosa significa il ritorno di Cristo come giudice. Il suo ritorno fisico, cosa significa concretamente, storicamente, oltre che spiritualmente, per l'umanità? Il ritorno di Cristo è un ritorno che il Vangelo annuncia chiaramente, molto evidente. Purtroppo noi il Vangelo lo leggiamo poco, quindi non c'è bisogno nemmeno della mia esperienza mistica per spiegare il ritorno di Cristo. È detto nel Vangelo, io ho solo il compito di ricordarlo ed ho il compito di annunciarlo. Tra breve tempo, nessuno conosce la data e nessuno deve conoscerla perché così sta scritto nel Vangelo, ma possiamo certamente, visto che abbiamo ricevuto questi messaggi da tanti anni, sappiamo che il tempo è questo, il tempo dell'era atomica, dell'Apocalisse, perché Gesù parla della fine del mondo, cioè della fine dei tempi. E certamente non parla di un tempo dove c'è la pace, la fratellanza. Purtroppo sulla terra sono stati brevi i tempi di pace, di armonia, sempre e poi ci sono state invasioni, guerre. Però nel caso del ritorno di Cristo, Gesù stesso annuncia nel capitolo 24 di Matteo un suo ritorno durante un'epoca
che potrebbe distruggere il mondo. Ora, l'unica epoca che ha questa possibilità, dove l'uomo stesso ha la possibilità di distruggere il mondo, di creare lui stesso la fine del mondo, è questa. L'epoca nucleare, dove c'è un arsenale militare nucleare che ha la capacità di distruggere il mondo diverse volte, che ha la capacità di annullare la vita sulla Terra a 360 gradi, cioè a livello minerale, vegetale, animale, umano. Le armi atomiche, se scoppiano, ma non le 15-20.000 che ci sono, anche che ne scoppiano 100-200, distruggono la vita sulla Terra totalmente. Quindi se Gesù dice tornerò alla fine del mondo, è logico pensare che non si riferisce a un mondo dove ci sono le guerre che si combattono con le spade e con le frecce, si riferisce a un mondo che può finire da un momento all'altro se qualcuno che governa il mondo in forma delirante, folle, vuole premere il bottone, finisce il mondo. Ecco, in quel caso lui tornerà per impedire la fine del mondo. E giudicare significa che, essendo il legislatore, che cosa fa il legislatore? Fa le leggi. E che cosa fa il giudice? Giudica. Che cosa giudica? I reati commessi dai presunti imputati. Se i reati commessi sono veri, darà delle colpe da espiare. Agli innocenti li assolverà, e addirittura a coloro che hanno compiuto delle azioni, non dei reati, delle azioni a favore degli altri, darà dei premi. Quindi un giudice che non sarà solo per assolvere o condannare, ma che darà anche dei premi a coloro che hanno amato il loro prossimo. Questo premio è la prosecuzione della vita sulla terra, l'acquisizione della vita eterna sulla terra e in cielo, entrare a far parte della famiglia cosmica. Non è poco questo premio, ma non sarà dato a tutti, sarà dato solo a chi lo meriterà, così come dice il Vangelo. E il ritorno di Cristo sarà fisico, cioè Gesù di Nazareth si ripresenterà con lo stesso corpo, così come è resuscitato 2000 anni fa, e lo vedremo tutti. So che è difficile credermi. Io, se fossi al vostro posto, non crederei nulla in quello che Giorgio sta dicendo, però mi trovo in questo posto che ho visto, e non posso tradire ciò che ho visto, perché l'ho visto. Quando dici hai visto, Giorgio, intendi dire che tu hai visto fisicamente Gesù qui sulla terra? Sì, io l'ho visto fisicamente, ho avuto tante visioni spirituali, ma quelle fanno parte della fede, perché la visione spirituale può essere o una visione di una persona schizofrenica, psicotica, che ha delle patologie mentali e si deve curare, oppure sono vere, vie di mezzo non ce n'è. Io le reputo vere, ma se dovessero essere delle schizofrenie mentali, mi dispiacerebbe tantissimo. Quello che invece sono certo, che darei la vita e anche mi farei uccidere, è che io l'ho visto fisicamente, ma non fisicamente che incontro per strada a uno con i capelli lunghi e con la barba. L'ho visto che una persona giovane di 33-34 anni che scende dal tetto. Ecco, questo è peggio della visione. O è vera o ti devono rinchiudere. Invece è vero, ho visto dal nulla che mi appariva una persona che si sedeva a casa mia e che ha mangiato con me e mi ha detto che era Gesù Cristo. L'ho visto anche in altre occasioni. Sì, l'ho visto, e tutto quello che sto facendo da 30 anni e non mi tiro indietro è perché l'ho visto, oltre ad avere una fede dentro di me che però a volte traballa, a volte è stanca, ma la visione che ho avuto di lui è così forte e così vera che non rinuncerò a quello che sto facendo nemmeno di fronte alla morte. Quindi Gesù, Giorgio, è sulla terra. Intanto non so se c'è qualcuno che vuol fare delle domande. Sì. Allora, voglio specificare due cose. Prima Giorgio parlava della sua condizione di salute, perché è diabetico da anni
e quindi soffre anche, oltre al discorso prettamente relazionato alle ferite, c'è la sua sofferenza, diciamo, questa infermità. E poi quando Giorgio dice Gesù è sceso dal tetto, non è che è sceso con la scaletta, cioè si è proiettato come luce e poi si è concretizzato all'interno della stanza dove Giorgio si trovava. Ecco. Sì, sì. Scusa Giorgio se mi permetto. No, hai detto benissimo, ma è successo anche quello che la gente ha pensato. Io l'ho visto attraversare le pareti, non un raggio di luce, un essere umano che mi entra in casa attraversando la porta, non mi ha suonato. Quindi mettetevi nei miei panni che vedo un fantasma invece di un essere umano. La stessa cosa è successo nel Cenacolo agli Apostoli quando Gesù era risorto e li è andati a trovare mentre si nascondevano. Non ha suonato il portone, ha attraversato il portone mentre questi era chiuso a chiave col catenaccio. Lui lo ha attraversato. Bene, prego con le domande. Ecco. Riguardo alla Madonna di Fatima, sì. Nelle sue apparizioni ha sempre detto di pregare, tant'è vero la prima guerra mondiale le invitava a pregare per evitarla, ma non c'è più adesso questo invito alla preghiera da parte della Madonna di Fatima per evitare questa terza guerra mondiale che è proprio alle porte, si avverte. Hai capito la domanda, Giorgio? Se no ti... Sì, sì. Signora, la preghiera non fa mai male. La Madonna invita sempre a pregare. Ma purtroppo la preghiera non ha ottenuto nulla. Ha peggiorato la situazione, quindi non siamo capaci di pregare. E quindi se non siamo capaci di pregare, allora facciamo le azioni. Perché la situazione nel mondo è peggio degli anni 80, 90, 2000. Peggiorata, abbiamo più morti di fame, più bombe atomiche, la crisi del Medio Oriente è peggio di quando c'era la guerra fredda, le minacce di una guerra atomica sono peggiori di quando c'era l'Unione Sovietica e l'Occidente, la criminalità organizzata ha stravinto, noi pensiamo che non c'è più la mafia, invece ce n'è di più di quanto ce n'era prima, i governi sono tutti, la maggior parte, la corruzione prevale, i nostri giovani non hanno lavoro e i bambini che muoiono di fame si sono moltiplicati, l'inquinamento ormai è irreversibile. Allora sta preghiera a che cosa è servita? Io vorrei proprio chiedere a quelli che stanno con il rosario dalla mattina alla sera, che cosa serve quando non si ottengono i risultati che voluti, che dovrebbero essere quelli di un miglioramento della situazione umana. Continuiamo a pregare, continuiamo a fare il rosario, certamente, la preghiera del Padre Nostro, ma subito dopo io mi appello a fare le opere, perché se noi non ci muoviamo, accadrà l'irreversibile. Certo, ho detto prima che tornerà Cristo, ma nell'attesa dobbiamo meritare il perdono di Cristo, perché altrimenti non ci sarà perdono. Questa è la mia risposta. Prego. Salve Giorgio, vorrei farti una domanda. Cosa ne pensi tu di questo Papa? A me non mi convince molto, perché dice e fa delle cose, anzi dice delle cose e invece mi sembra che ne fa altre. Quanto riguarda il miracolo che succede del sole di nuovo il 13 ottobre, è un evento bellissimo, ma nessuno, neanche lui, che è il capo della Chiesa, almeno rappresenta il capo della Chiesa, ne ha fatto mai parola, non ha detto niente quanto riguarda il successo in Nigeria e poi e tante cose altre. E poi ho saputo giorni fa per radio, ho sentito un'altra notizia che il Papa vuole cambiare o modificare il Padre Nostro. Scusa, però a me
questo Papa non tanto proprio mi convince, forse mi sbaglio, però non mi convince. Ci sono delle cose che... Sì. Posso dire una cosa, Giorgio? Sì. Allora, la storia delle Nigerie è un falso, quella è solo un'aberrazione, non c'è stato nessun miracolo di nessun tipo. Solito sensazionalismo di internet, io che sono un tecnico, quella è un'aberrazione dei dispositivi di ripresa quando filmi il sole, fa quella specie, ma non c'è stato nessun miracolo. Mi hanno scritto un sacco di persone, ma io ho esaminato i filmati, non c'è niente di vero. Quindi il Papa giustamente non... Sì, sì, ma ne abbiamo parlato con Giorgio, non c'è stato assolutamente nulla. Oggi purtroppo internet è un grande mezzo di informazione, ma anche un grande mezzo di confusione. Caduta di nuovo la linea. Tanto nel frattempo che aspettiamo che Giorgio riprenda la comunicazione, se c'è qualche altra domanda posso, per quanto posso, rispondere io. Prego Carmelo. Prova. Ciao Pier, per quanto riguarda l'altro giorno è apparsa una notizia in Svezia, per quanto riguarda un alune solare, uno strano alune solare. Sì. Puoi spiegarlo per favore questo fenomeno? Allora, da un punto di vista naturale si chiama parelio quel fenomeno, poi è successo pochi giorni fa, pochi giorni, il 3 mi sembra di dicembre, anche in Svizzera, lo stesso fenomeno. Però Giorgio ha ricevuto una comunicazione dagli extraterrestri che hanno spiegato che quello è un segno particolare, il messaggio poi lo potete leggere sul sito di Giorgio, giorgiobongiovanni.it. È un segno che indica la natura trina di Dio, quindi è un segno che indica che comunque siamo nel tempo del grande cambio dell'umanità, perché ovviamente essendo anche la natura trascendente, attraverso la natura Dio ci può dare dei messaggi, dei segni, ecco quindi le statue che lacrimano, lacrime umane o lacrime di sangue, o volti sacri che appaiono nelle piante, per esempio. Eccomi. Che succede? Eccetera, eccetera. Non lo so, Giorgio. Evidentemente abbiamo qualche problema di linea. Va comunque, bene, eccomi qua. Comunque, questo... Se vuoi aggiungere qualcosa tu, Giorgio, chiedevano di quel segno che c'è stato in Svezia, di quell'alone particolare. E del Papa? Di quella, e del Papa. Cosa pensi tu del Papa e di quell'alone particolare che è apparso in Svezia, del sole? Allora, di quello lì non lo so, io credo nei miracoli, soprattutto se sono visibili, però se tu dai spiegazione tecnica che può essere un'aberrazione della macchina fotografica, io non sono un tecnico, ci credo che tu, che sei molto favorevole a credere, sei aperto a credere nelle manifestazioni divine, non stai dando un parere, diciamo, negativo a ciò che tu anche credi, quindi lo prendo come un atto onesto e serio della tua ricerca, della tua professione, perché dici: guarda, io vi posso dimostrare che ci sono tanti segni divini, ma questo non lo è. Sì, sì. Quindi prendo buona la tua versione che quello non è un segno soprannaturale, però rispondendo alla domanda della signora, ci sono tanti altri segni che il Papa ignora, che non ne parla, sebbene questi segni sono molto importanti. È una sua scelta, quindi ci sono delle esternazioni del Papa che magari possiamo discutere e criticare, e lui è una persona molto aperta alla discussione, al confronto, non è arrogante come altri papi,
E poi ci sono delle cose molto belle e molto positive che sta facendo questo Papa. Non dobbiamo guardare solo quelle che noi non condividiamo, dobbiamo guardare quelle che condividiamo e che sosteniamo e che appoggiamo e che dobbiamo appoggiare dando la faccia. Il Papa è l'unico Papa al mondo nella storia della Chiesa che ha scomunicato i mafiosi, che ha scomunicato gli assassini. Quegli stessi mafiosi che cardinali, vescovi, la Banca del Vaticano ha ospitato con soldi, ori, argento, invece il Papa li ha scomunicati, prendendo le distanze. Il Papa si è fatto prendere per mano come un fanciullo da Don Luigi Ciotti, il grande missionario antimafia che abbiamo in Italia, ricevendo tutte le vittime. I parenti delle vittime uccise dalla mafia, ricevendole personalmente, cose che Giovanni Paolo II non ha mai voluto fare perché lui era amico di alcuni mafiosi, quindi non l'ha mai fatto per questo motivo. Era anche amico di dittatori sanguinari, il San Giovanni Paolo II. Quindi, se devo giudicare, che non posso giudicare, ma constatare come credente, preferisco Papa Francesco. Umile peccatore, ma rappresentante della Chiesa di Cristo, che è San Giovanni Paolo II, che è santo, ma era amico di assassini, dittatori, era molto discutibile nella sua politica e molto, molto, molto amico di personaggi che era meglio che non comparissero mai nella scena pubblica della storia dell'umanità. Questo è quello che dico, dicendo e ribadendo che questo Papa è criticabile, e si ci può confrontare, si può discutere, anche non condividere alcune scelte come noi abbiamo scritto, ma ci sono delle cose molto, molto belle e molto importanti. Sono i fatti, io non lo conosco il Papa personalmente. E ci sono dei fatti che lui ha mostrato di essere sacerdote di Cristo, ecco, manco dico Papa, mostrando di essere un sacerdote con tutti i suoi limiti e i suoi difetti. E invece è un Papa, il Papa della Chiesa Cattolica. Speriamo che riesca a portare a termine le sue riforme, altrimenti. Pazienza, aspetteremo il prossimo Papa. Io non aspetto nessun Papa, aspetto il ritorno di Cristo, che mi auguro avvenga stasera. C'era una domanda, Giorgio, su quel segno naturale, ma trascendente che c'è stato con il sole in Svezia, se vuoi dire qualcosa tu. Quella è una manifestazione naturale della vita, del sole e della terra, ma siccome gli abitanti della terra non capiscono niente, sono ancora allo stato brado, se non larvale, dell'evoluzione cosmica, quella è una comunicazione tra il padre sole e la madre terra, dove il sole esprime ai figli del sole. O se volete agli iniziati, quei pochi iniziati che ci sono sulla Terra, la natura della vita del Sole, le dimensioni, lo Spirito Santo, Cristo, Dio, gli arcangeli, in quella figura c'è tutto. Io l'ho scritto, chi lo vuole leggere se lo legga nel sito gratuitamente. Altre domande? Buonasera, io volevo chiedere riguardo ad alcuni personaggi che si trovano in internet, dei video che circolano da parte di Ashtar Shenan e poi guardando anche i messaggi e leggendo i messaggi di Giorgio, ho trovato, il famoso Setur Shenan, cioè vorrei capire se esiste qualche interconnessione tra queste figure, sono fratelli, cugini, il cognome è lo stesso, cioè di che cosa stiamo parlando, se Giorgio può chiarire un po' questa cosa. Grazie. Guardi signora, i nomi dobbiamo associare ai nomi il linguaggio del messaggio. Se io ho un Setun Shenar o un Astar Sheran che mi dicono
e mi scrivono, cioè mi dettano messaggio e poi si firmano Astar Sheran o Setun Shenan, e questo messaggio parla delle farfalline, che tutto va bene, che siamo tutti bravi, siamo tutti belli, che il mondo è bellissimo e tutto va bene. Questi nomi sono dei nomi che non servono a niente, non rappresentano niente se non ingannare le persone. Se invece lo stesso Setun Shenan e Astar Sheran nei messaggi ci dettano la verità, quello che succede nel mondo, gli inganni, come amare il prossimo, da dove vengono, chi sono, che cosa vogliono, qual è la loro civiltà, come si può cambiare la situazione politica, sociale, economica, spirituale, umana, e allora questi nomi hanno un senso. Ma siccome, tranne chi scrive, nessuno li ha visti, il nome è una firma personale che viene dato a un personaggio da un altro mondo che sta comunicando a un personaggio di questo mondo, nel caso mio, il sottoscritto. Quindi se lei trova Setun Shenan, trova un nome e un cognome che non ha nessun senso se lei non conosce la persona. Io le posso dire che è un mio amico, non di questo mondo, che fa parte delle strutture angeliche e che magari ho dato io stesso quel nome, ma il vero nome non lo sa nessuno tranne me stesso, perché così mi viene più facile scoprire le persone che ingannano, una volta che ho dato io il nome all'essere extraterrestre. Il suo vero nome non lo sa nessuno, perché se c'è un altro che usa il mio stesso nome, si vede che c'è qualche cosa che non va, perché non gliene dà un altro. Quindi i nomi hanno un'importanza molto, ma molto, ma molto superficiale nei messaggi. Quello che conta è il contenuto, cosa viene detto. Tutto qua. Bene. Ma sono contenta di conoscerla, io la seguo in internet e condivido completamente quello che lei dice. So che la venuta di Cristo è alle porte, questione di pochi anni. Volevo chiederle, lei è mai stato all'interno di un'astronave? Io so che esistono e che sono esseri d'amore. Non ho capito l'inizio, Pier, se me lo sintetizzi. La signora dice che ti segue, che è felice di poter parlare con te, che condivide tutto quello che divulghi, e sa che questi esseri sono esseri d'amore e ti chiede se tu sei mai stato dentro un'astronave. Grazie signora per le sue apprezzamenti. Se lei serve, che la fa felice nello spirito, io le rispondo, ma se è solo curiosità, dica lei, se le devo dare una risposta che a lei, al suo cuore, è importante che io le dica se sono o non sono stati in una storia. Per me è stato bello avervi conosciuto, perché proprio 2 giorni fa le ho scritto, mi piacerebbe conoscerla. Si è interrotto. Non senti, sente. Giorgio? Ci sei? Pier. Allora, io 2 giorni fa circa le ho scritto, io guardo i suoi video, anche qualche video di Pier. Non sento, Pier, sento male. Vabbè, poi magari glielo dice lui. Sì. Sono già contenta che lei è venuto qui. Glielo ho chiesto, guardi, ho detto mi piacerebbe conoscerla, anche se salutarla. Quindi già è sufficiente per me questo. Poi se lei vuole rispondere a quella domanda dell'astronave, è libero, se non vuole non è un problema. Io ho visto anche i video di Siracusa, so che sono tutte cose vere. Niente, sono contenta che siete qui a Martina. Sono infatti venuta di corso. Arrivederci. Hai capito, Giorgio?
No, non molto, sette opaco. Guarda, qui non è cambiato niente, non so se i miei tecnici alzano tutti le mani. Forse era il microfono lontano, non lo so. Ma forse, vabbè, a me mi senti? Sì, benissimo. Allora, la signora dice, lei è già felice che noi siamo qui, di poterti parlare, non è fondamentale che tu risponda, dice però se rispondi lei è felice, però ha detto non c'è problema. Allora, io sono stato personificato da un essere che non è di questo mondo, che si chiama Nibiru Aratarra, così mi ha detto lui. Quindi non è che sono stato dentro un'astronave, io vengo da quelle astronave, appartengo a quella civiltà. Uso questo corpo e questo strumento per portare il messaggio. Questa è la verità, l'ho anche scritta e la ripeto, solamente che è molto difficile vivere in questo mondo, malgrado sai milioni e milioni di cose, e malgrado non è il tuo mondo, però per amore ai miei fratelli, che siete voi, e che seguo da tanti e tanti e tante migliaia di anni, io sono qua, con tutta la felicità di essere uomo, perché se io avessi i poteri che hanno i miei fratelli extraterrestri, non sarebbe giusto riguardo a voi che non avete nessun potere, quindi l'unico potere che ho è la parola, la voce, la fede, il messaggio, l'amicizia. Però vi assicuro che non sono di questo mondo, vengo da un altro mondo, un giorno lo vedrete, lo vedrò io stesso, perché a volte penso che sono un po' squilibrato mentale. Quindi le astronavi sì, le ho viste tantissime volte, tante, tante volte. Sono sempre io, anch'io le ho viste, io ti credo e ripeto, mi senti? Sì, ti sento. E sono molto felice, mi sentivo molto contenta e felice di conoscerti, perché io lo sento che tu sei una persona di luce, lo sento. Grazie. Grazie a te. Cerco di essere anche molto rispettoso con tutti ovviamente i miei limiti, perché sono anche umano del mondo, di questo mondo e delle leggi di questo mondo. Moltissime non mi piacciono, alcune sì. Per esempio una legge che piace moltissimo, più che legge, uno statuto, una costituzione che piace molto, molto al cielo, è la nostra, quella italiana, e per quella sono pronto a difenderla anche con la morte, la Costituzione italiana. Un signore chiede perché i politici invece la Costituzione non la rispettano? Perché la maggioranza dei politici, ammettiamo per logica matematica che ci sia qualche eccezione, io non credo che ci siano, ma ammettiamo che ci siano qualche eccezione, anche perché conosco qualche politico che si è battuto, nel caso specifico che mi riguarda, nella lotta alla mafia, perché i politici sono nella maggioranza dei casi dei personaggi che vengono educati apposta da determinati poteri per essere corrotti, delinquenti, per ingannare il popolo e per far sì che determinati poteri possano continuare a essere i padroni della nostra civiltà o del nostro paese, perché se i politici un giorno dovessero rispettare la Costituzione, determinati poteri come le banche, la corruzione, la mafia, le truffe sparirebbero, quindi questi poteri sparirebbero loro stessi. Quindi il politico viene educato apposta da una scienza, chiamiamola criminale, e da una scienza che deve sopraffare il prossimo. Ecco perché il politico non rispetta la Costituzione, ed è educato il politico
viene inculcato al politico il metodo migliore per essere bugiardo, dire menzogna. Se voi guardate Berlusconi, Renzi e altri leader similari, e questo è un lavoro che fa per esempio Marco Travaglio, ma lo può fare qualsiasi giornalista o cittadino. Se voi guardate le dichiarazioni non di 10 anni fa, di un mese fa, che ha fatto Renzi, Berlusconi o altri, sono all'antitesi di quelle di oggi. Quindi come si chiama? Bugia, menzogna, inganno, ma non è un difetto cerebrale che loro hanno, è la forma mentis, significa essere così, perché devono mantenere quel potere di cui vi ho parlato prima. Non loro non hanno nessun potere, sono dei fantocci. C'è un potere però in Italia che vige, che è quello economico, quello delle grandi imprese, quello delle multinazionali, quello delle associazioni criminali, della cosiddetta criminalità organizzata. Vi do un dato per dirvi, per dimostrare che la politica, i politici mentono quasi sempre. Se il traffico di droga in Italia, queste sono statistiche delle direzioni distrettuali antimafia italiane, soprattutto del sud, che si occupano di traffico di droga e di criminalità organizzata, solo la droga, la cocaina, fa guadagnare alle mafie in Italia 70 miliardi di euro all'anno. Quale partito politico che vuole andare al governo possiede questa cifra? Nessuno. Quindi deve sottostare a delle organizzazioni economiche, criminali e meno criminali, che decidano quale deve essere il governo dei prossimi anni. Non decide nessuno, nessuno vince le elezioni. Quando andrete a votare non vincerà il vostro partito o movimento politico. Nessuno vince le elezioni. Le elezioni già sono state vinte, come dal 47 a oggi, da coloro che governano sempre il nostro paese, che sono, insisto, le organizzazioni criminali, la corruzione e le grandi multinazionali, soprattutto straniere. Un secondo, aspettate di avere il microfono. C'è un signore. Buonasera, Giorgio, salute, e un augurio che buonasera. E la salute anche. Grazie. Ascolta, volevo dirti una cosa. Teresa Newman, te la ricordi? Teresa Newman? Sì, certo. Ecco, è l'anticipazione della nuova umanità, visto che lei non mangiava e non beveva più. O è di tanto in tanto un personaggio che nostro Signore mandava sulla terra per cambiare le coscienze? E la seconda mi piace di più, perché Teresa Neumann era uno strumento di Gesù direttamente. Se Gesù può fare tutto, anche non mangiare per 50 anni, camminare sulle acque, resuscitare i morti, attraversare le pareti. E Teresa Newman era uno strumento di Gesù Cristo a tutti gli effetti. E quindi ogni tanto il Signore ci manda queste persone, queste sorelle o questi fratelli, per cercare di smuovere i nostri cuori induriti. Sono contento del Signore, perché altrimenti mi sarei messo anche contro il Signore io, che è amico del Signore dei semplici, dei puri, dei deboli, perché non mi piacerebbe vedere. Non lo capirei al Signore se lui personificherebbe un figlio dei potenti. Quando l'ha fatto, lo ha spogliato di tutto. San Francesco era il figlio del Berlusconi di quel tempo, il quale l'ha ripudiato, l'ha rinnegato al figliolo. Solo negli ultimi anni di vita lo ha riconosciuto. Ma San Francesco era come Pier Silvio Berlusconi di oggi. Si è spogliato di tutto e ha ricevuto Cristo. E il padre l'ha rinnegato. Questo Gesù è molto credibile e io lo seguo e lo credo. Ma se io vedo che Gesù si manifesta nel figlio di Trump e continua quella vita e quel modo di fare ingiustizia nel mondo, allora dovrei
necessariamente alle armi con le forze dell'opposizione di Cristo. Meno male che non è così. Ciao Giorgio, buonasera. Buonasera. Giorgio, due domande. Una riguarda la redenzione. Nel Vangelo c'è scritto che il sangue di Cristo è stato versato per molti. Però c'è scritto anche nella prima lettera a Timoteo, per esempio, che Gesù ha dato la sua vita per tutti. Anche. Cioè, come mai questa incongruenza tra le due affermazioni? E la seconda domanda è... Sì, la seconda domanda è se ci puoi spiegare, diciamo, un po' più chiaramente la Trinità, no? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E la differenza, diciamo, teologica che c'è tra le due, tra le tre entità, ecco. Allora, per quanto riguarda la contraddizione che hai captato del Nuovo Testamento, nell'una stiamo nella prima parte della tua domanda, stiamo ricordando le parole che Cristo ha detto, e quindi si trattava di Gesù Cristo. Io non prego per loro, non prego solo per loro, ma anche per tutti coloro che in loro crederanno, affinché possa avvenire la redenzione di molti. Quindi Cristo già giudica che non tutta l'umanità sarà redenta, molti, ma non tutti. E poi abbiamo San Paolo che in quella lettera che tu ricordi dice che Gesù ha versato il sangue per tutti. In realtà non c'è nessuna contraddizione, perché San Paolo dice bene, Gesù ha versato il sangue per tutti, perché a tutti viene offerta ancora oggi la redenzione. Anche a Satana in persona viene offerta la redenzione. Ma se Satana la rifiuta, l'uomo la rifiuta, allora la redenzione non è più per tutti, ma è per molti. Quindi San Paolo auspica che tutti ci convertiamo, perché il sangue di Cristo non è solo per gli eletti, è per tutti, anche per i peccatori, la redenzione. Ma Cristo ci ricorda che avverrà la redenzione a molti, non a tutti. Quindi io non ci vedo nessuna contraddizione. Semmai tu invece, diversamente da me, vedi che c'è la contraddizione, e allora ti do un consiglio da fratello. Tra San Paolo e Gesù Cristo, scegli Gesù Cristo e scanzi a San Paolo. Va bene? Che San Paolo non è la perfezione, Cristo è la perfezione. Cavolo, c'è circa 500. Prego. E se vuoi, Vito ha chiesto, Giorgio, se puoi spiegare in una forma chiara la Trinità, la natura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma io non lo so spiegare, io posso spiegare quello che so, ma quello che adesso vi dirò lo capirete fra 500 anni, se volete ve lo dico. Prego, prego. Almeno 500 anni, non prima del 2500, 2600. Tanto siamo eterni, Gio, tempo ce ne abbiamo. La Trinità trattasi di esseri che appartengono alla settima dimensione. Sono degli esseri che governano i sistemi solari. E quindi ogni sole ha un Dio che è compenetrato dallo Spirito Santo. E questo Spirito Santo è l'unico Dio che esiste nell'universo. Ma chi raggiunge la massima evoluzione viene personificato dal Santo Spirito, e quindi contiene lo Spirito Santo, il Padre e il Figlio unigenito dentro di sé. Noi questo lo identifichiamo nel Sole. Ogni Sole dell'universo è una Trinità,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Il nostro Sole è il Padre Adonai, il Figlio Cristo e lo Spirito Santo viene contenuto dentro di sé. Questo Spirito Santo, questa energia cosmica, governa tutti i soli e tutte le galassie dell'universo. E l'atomo primordiale di questo spirito, cioè la prima emanazione della materia visibile nell'universo, a noi risulta 15 miliardi di anni fa, ma ne sono esistiti altri universi e ne esisteranno ancora. La prima emanazione è il primo atomo creato dallo Spirito Santo, è stato ed è l'atomo di idrogeno. All'interno dell'atomo di idrogeno giace e dimora il Dio unico. Nel Sole l'atomo di idrogeno è prevalente ed è la forza che crea, manifesta, disegna, concepisce, partorisce tutto ciò che c'è in un sistema solare, civiltà comprese. Questa è la risposta, ci vedremo fra 600 anni per capirla. Prego, altre domande? C'era il signore prima che stava facendo una domanda. Lei? Aspetti, aspetti che le passano il microfono. Ho un po' le idee confuse circa gli extracomunitari. C'è un business da parte del governo oppure è veramente tutto quello che si fa lo si fa per amore? Hai capito? Non l'ho sentito bene. Allora, la domanda è, Giorgio, cosa pensi tu di questo flusso migratorio di persone che vengono per la maggior parte dal Medio Oriente, quindi gli extracomunitari, se secondo te è veramente un atto di carità o se c'è dietro un business da parte del governo o di qualcun altro o di tutti messi insieme? No, questa proprio non l'ho capita. Che significa business da parte di chi? Quei poveretti muoiono in mare. Loro... Beh, sai che si parla della gestione dei trasporti, che questi pagherebbero dei soldi, che c'è una specie di tratta, insomma, e che delle cooperative agganciate a certi partiti speculerebbero su questo fatto qui. Sì, sì, guarda, non mi meraviglio di niente, tutto è possibile, anche questo. Quello che invece noi dobbiamo capire, visto che il Signore ha toccato il tasto del flusso migratorio dei migranti che come un esodo biblico vengono in Europa, soprattutto nel nostro paese, io, se volete, vi dico la mia opinione, che è molto spietata e molto severa contro i tiranni. Se volete tocco questo tasto, se no passiamo alla prossima domanda. Prego, prego, il pubblico vuole sentire il tuo parere, Giorgio. Allora, perdonatemi se non vi faccio dormire stanotte, ma il flusso immigratorio dei neri, marocchini, pakistani, che vengono da noi e muoiono in mare o sono vittime della tratta degli schiavi o delle cooperative o delle mafie o dei politici o di chi volete, sono centinaia e migliaia di persone, la maggior parte muoiono in mare, pochi si salvano. Cioè, quelli che si salvano sono comunque migliaia di persone che non avranno comunque un futuro in Europa e uno, come dice la canzone di Morandi, uno su mille ce la farà. E la maggioranza vivrà di stenti o sarà accolto in questi presunti istituzioni o villaggi di accoglienza che sono delle cloache. Quindi noi non vogliamo essere attrezzati. Non vogliamo questa gente, o se la vogliamo la sfruttiamo per i nostri interessi, ma il vero problema non è nemmeno questo, che si tratterebbe se quelle civiltà avessero avuto solo sfortuna e mancato voglia di lavorare o tutti i motivi umani che volete, diciamo sarebbe già una gravissima mancanza di misericordia e di solidarietà verso persone che non sono stati capaci come noi di avere fortuna, già sarebbe un errore, ma il problema è ancora più grave, è drammatico, è spaventoso,
e se io fossi Dio cancellerei dalla faccia della terra tutta l'Italia, tutto l'Occidente, tutta l'Europa, tutta l'Inghilterra, il Belgio, la Germania, le raderei al suolo con terremoti del 10° grado della scala Richter e ucciderei tutti, compresi gli innocenti, perché noi abbiamo distrutto il continente africano, i nostri genitori, nonni, sono stati complici dei criminali assassini quando noi abbiamo scoperto il petrolio, siamo andati lì e abbiamo usufruito del loro petrolio, noi abbiamo rubato i loro diamanti, noi abbiamo rubato le loro risorse mettendo dei dittatori neri, criminali, assassini, portando giù le armi per provocare delle guerre civili. Io che sono, scusatemi la presunzione, molto colto, ho studiato la storia del Belgio, del re Leopold, ho studiato la storia della Francia, la storia dell'Inghilterra, la storia dell'Italia, la storia dei paesi europei che hanno distrutto il continente africano, compreso gli Stati Uniti d'America, e oggi nel 2017 la Cina, che sta distruggendo, comprandosi tutto il continente africano. L'Africa è il continente più ricco del mondo. La popolazione, oltre 1 miliardo di persone, potrebbe governare il mondo ed essere la nazione, il continente più ricco al mondo, e noi dovremmo mendicare le loro risorse così come loro mendicano a noi. La moneta più forte dovrebbe essere quella africana. Perché invece noi abbiamo provocato questo genocidio? Perché siamo posseduti da Satana. Ora questi poveretti, dopo che li abbiamo sfruttati per 300 anni, vengono da noi e noi gli spariamo di sopra. Gente come Salvini, che dovrebbe essere rinchiusa in carcere e buttare la chiave, dice che dobbiamo buttarli a mare, ma il caro Salvini, la nazione del nord-est italiano, è diventato imprenditore perché abbiamo sfruttato quelle terre. Questa è la verità. E siccome io non ho nessun potere, l'unica cosa che vi dico nel nome di Dio, la pagherete cara, perché Dio distruggerà questa terra con i terremoti che voi non vi potete nemmeno immaginare. Quindi o diventiamo misericordiosi e accogliamo questa gente in ginocchio e diremo perdonateci, adesso siamo ricchi e vi prendiamo. Abbiamo sbagliato nel passato. Adesso vi prendiamo come fratelli e vi includiamo nella nostra popolazione italiana. O facciamo così, o vi assicuro che nei prossimi anni piangerete lacrime e sangue, perché Dio distruggerà l'Italia con tutti i terremoti che voi non vi potete nemmeno sognare. Io ve l'avevo detto prima, se dovevo rispondere a questa domanda. Mi avete detto di sì e ho risposto. Dice, ma se ti tocca anche a te i tuoi figli? Dirò, Signore, perdonaci, non hai risparmiato nemmeno me che sono un tuo servo, ma sia fatta la tua volontà. Perché effettivamente noi siamo stati dei bastardi a distruggere i tuoi figli neri, che noi abbiamo chiamato negri, quando la bellezza e la fortuna che aveva quella terra noi dovevamo condividere con loro, la nostra civiltà e la loro, non che li abbiamo distrutti. Noi abbiamo distrutto loro, Dio distruggerà noi, senza pietà. Questo è quello che penso, ma io sono sicuro che succederà, lo vedrete. I segni che abbiamo avuto dei terremoti l'anno scorso sono solo antipasti. Quello che succederà, mi chiamerete, avevi ragione, chiedi al tuo Dio di calmarsi, e io non potrò fare niente, proprio niente di niente. Pier, l'ultima domanda, perché purtroppo devo prendere medicine e vi devo lasciare. Sì, il Signore ripete, che colpa abbiamo noi di tutto questo? Di non aver protestato, prendere le mazze da baseball e fare a pezzi i governi regionali, i governi nazionali.
di non aver sacrificato la nostra vita, magari facendo dei sacrifici, non mangiando due volte alla settimana, e cinque, risparmiare i soldi per fare delle guerre civili senza armi, per cacciare a pedate tutti quei governi corrotti. A noi è interessato solo fare la casa ai nostri figli, qualora abbiamo avuto la possibilità, fare studiare i nostri figli e non fregarcene niente di niente. Adesso piangeremo le conseguenze. Noi non siamo esenti da colpa, le parla anche il sottoscritto, io non so nemmeno io, ma io ho aperto gli occhi, troppo tardi, ma li ho aperti. E quindi questo è quello che penso. Noi siamo complici della situazione nella quale ci troviamo. Gli unici che non sono complici sono i bambini, che sono innocenti, le persone anziane, che non riescono più a ragionare per colpa delle malattie che hanno, ma tutti noi siamo colpevoli, perché noi dovremmo scendere in piazza 10 milioni, 20 milioni di persone e cacciare i governi che ci governano, che ci fregano, che ci mentono, ma noi non abbiamo questo coraggio, perché siamo vigliacchi, imbelli, e quindi ne piangeremo le conseguenze. Chiedono l'ultima domanda, Giorgio. Sei prego. Per quale motivo noi cristiani non possiamo edificare in paesi arabi o in paesi dell'Africa, mentre loro qui possono fare tutte le moschee che vogliono e addirittura ci impongono loro le loro regole? Stiamo arrivando a questo. Ci fanno togliere anche i crocifissi, fanno tante altre cose che purtroppo io personalmente non riesco a condividerle, con tutta la buona volontà. Cerco di essere in buona fede, io l'accetto questa gente, per carità, però stuprano, violentano, uccidono, anche per pochi soldi. E gli anziani che sono ripetutamente colpiti, uccisi, e sono testimonianti di tutto questo. Non è una bugia, è un fatto vero. È una realtà che purtroppo noi italiani stiamo vivendo, e forse anche tutta l'Europa, ma di più noi italiani. È un problema gravissimo, ma ce ne sono di più gravi. La Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha il patrimonio immobiliare più grande dell'Italia, però lei non me l'ha ricordato, non protesta per questo. Gli mette le mani in tasca il governo italiano a lei, affinché noi paghiamo il patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica, la quale è responsabile con la Banca del Vaticano della disoccupazione dei nostri giovani. Ma perché io devo andare a mettere i soldi e pagare il patrimonio immobiliare di una Chiesa che non paga niente? E sono decine e decine di miliardi. Gli arabi che mettono le moschee e che stuprano i nostri figli devono andare in galera e buttare la chiave. Ovviamente, li dobbiamo punire e castigare. Io non sono d'accordo che noi non possiamo costruire le nostre chiese nei loro paesi, e allora che i nostri ministri, il ministro degli esteri, si faccia venire i coglioni, vada là e dica: voi o ci fate venire qui e ci mettete le nostre chiese, o se no noi cacciamo tutti gli arabi. Invece i nostri ministri vanno a leccare il sedere agli sceicchi arabi, perché abbiamo bisogno del petrolio, caro amico. Noi abbiamo bisogno di comprare centinaia di miliardi di litri di petrolio dagli arabi, quindi gli arabi sono i padroni nostri, gli arabi sono i padroni delle nostre squadre di calcio in Europa, gli arabi sono i padroni quasi di mezzo mondo, quindi noi non ce la possiamo prendere con i cittadini italiani, noi dobbiamo spazzare via questi governi che fanno una politica estera assurda. Da un lato buttiamo a mare gli immigranti e dall'altro andiamo a prostituire la nostra nazione agli sceicchi arabi, perché loro hanno il petrolio. Quindi finché noi non scendiamo in piazza e ci facciamo venire la stessa voglia di resistere che hanno avuto i partigiani quando si sono accorti che il fascismo e il nazismo erano crudeli, erano assassini, noi periremo con le nostre miserie, con le nostre vigliaccherie, e ci attaccheremo a problemi, mi scusi, non ce l'ho con lei, io dico quello che penso, ci attaccheremo a problemi minori, molto minori, per non affrontare quelli più grandi che sono sopra le nostre teste e che ci schiacciano.
Se per questo io leggo tutti i giorni, faccio il giornalista, leggo che tutti i giorni stupri, violenze, assassini dei giovani italiani, dei figli di papà che avvelenano e ammazzano le proprie famiglie. Certo che leggo anche che alcuni, che ci sono islamici o che violentano i nostri ragazzi, ma ce ne sono molti di più italiani, persone, padri di famiglia che uccidono la moglie, i figli, ammazzano i bambini piccoli e poi si sparano in testa, e sono italiani, non sono africani e nemmeno marocchini. Quindi i problemi, ci credo, i problemi che abbiamo di gente delinquente straniera come i musulmani ci sono, ma dobbiamo andare alla radice, e la radice siamo sempre lì. Qual è la politica estera che attua il nostro paese? Nessuna. Oppure prona alle grandi nazioni ricche, arabe o non arabe, e non abbiamo nessun polso. Noi abbiamo ancora la NATO in Italia, dopo che che abbiamo 150 bombe atomiche americane nel nostro territorio, che se c'è un errore o qualche pazzo criminale generale americano preme il pulsante, salta tutto il nord e moriamo tutti, 20-30 milioni di italiani in due giorni, e ci andiamo a preoccupare. Certo che ci dobbiamo preoccupare se c'è lo stupratore islamico che fa del male a mio figlio, ma se lei sa se nella base di Aviano un pazzo criminale preme il pulsante, salta tutta l'Italia con le bombe atomiche che ci sono lì, ma noi agli americani non gli possiamo dire niente perché sono i padroni dell'Italia. Questa è la situazione nella quale noi dobbiamo confrontarci. Allora sì che dobbiamo affrontare tutti i problemi, ma se noi nascondiamo i veri problemi, andiamo a cercare al marocchino che ci vende il prodotto rubato in mezzo alla strada, o al marocchino che ha violentato in modo e va messo in galera e punito subito la vecchietta, e sorvoliamo sui grandi problemi, il nostro paese andrà sempre sempre più a fondo. Per non parlare della mafia siciliana, pugliese, calabrese, la camorra. Noi abbiamo problemi fin sopra i capelli. L'ultimo dei problemi è il marocchino per me in Italia. Va bene, Giorgio. Se... Prego, io vi ringrazio tanto, vi abbraccio e vi saluto a tutti. Ciao. Ciao Giorgio, un grande abbraccio, grazie.